Our satellite Sputnik lifted at 22 hours 28 minutes Moscow time and entered orbit around the Earth. The first artificial Earth satellite in the world has now been created. This is the satellite, October 19th. Миллионы километров облетал искусственный спутник вокруг Земли, и signore e signori, buonasera. In diretta dalla Galleria Orlando va in onda una trasmissione dedicata all'arte moderna e contemporanea. Un'idea per una collezione e investimenti. Thank you.
Signore e signori, una buonasera, ben ritrovati. Ci siamo adesso, era un piccolo problema di microfono. Allora, grazie per ieri sera, è stato un grande speciale, devo dire più emozionante degli altri, questo è sicuro. È stato emozionante anche, soprattutto avere anche un'eccellenza in studio, è stato come un professore importante che ha parlato, insomma, del movimento e lo ha fatto in maniera spontanea, vera e autentica, e questo è sempre più importante, capire quanto io sia alla ricerca costante di eventi come quello di ieri sera. Una grande serata con grandi amici collezionisti, davvero grazie ancora a tutti voi. Amici, stasera accendiamo un Beats, il Beats vi piace, lo so, perché quando lo accendiamo siete tutti lì pronti, speriamo che faccia Beats Orlando, ma ho già detto questa cosa, il Beats non può essere fatto tutti i giorni o tutte le settimane, il Beats viene fatto quando si raggiunge un numero di opere sufficienti per accenderlo. Chiaro, la trasmissione ha una durata, che sapete, quindi non posso fare un Beats con poche opere, ci deve essere un numero di opere sufficiente per poter far sì che il Beats si accenda in tutta la sua meraviglia. Parliamo di arte moderna e contemporanea, lo facciamo con grandi firme, con opere davvero splendide, importanti, dove sarete voi a fare il prezzo per volontà della proprietà di questi beni. Quindi ricordo a tutti voi che questa non è un'asta, ma è la possibilità di vedere a casa vostra o nelle nostre gallerie, quando avete tempo e voglia, l'opera che vi piace al prezzo che decidete voi per volontà dei proprietari dei beni. I proprietari di questi beni firmano a Orlando una liberatoria che mi consente di assegnarli al maggior offerente. Nel caso, quando si parla di dipinti antichi, sapete, io di solito vi do delle stime perché mi affido a degli esperti, perché io vengo dal Novecento, cioè da questa arte. Quindi non conosco l'antico, ma mi affido a periti di tribunale, a esperti che mi aiutano a capire meglio la storia di questi personaggi, di questi quadri. Ma sul moderno e contemporaneo, io che vengo da gallerie del Novecento, che hanno sempre trattato moderno e contemporaneo, è chiaro che conosco perfettamente i prezzi, le cifre di questi artisti, perché poi sono tutti artisti molto noti. Stasera non vedrete promesse, cosa che io ho sempre odiato presentare nella mia rete, ma solo grandi nomi, nomi eccellenti. I proprietari, per motivi personali, decidono di buttarli in Beats, questo Beats che è ovviamente il modo più estremo per monetizzare velocemente, perché proprio perché i proprietari di questi beni, firmando questa liberatoria, mi consentono di assegnare al maggior offerente. Qual è il mio compito in questa trasmissione? Quello ovviamente di stimolarvi a fare delle cifre, delle offerte, non dico importanti, ma insomma dignitose, cosa che non spesso avviene. E come accade, come funziona, è molto semplice. Io faccio un percorso, stasera sono 40 quadri, quindi sono tanti, faccio un percorso, vi presento le opere, vi dico esattamente il loro valore di mercato, che è un valore che io conosco molto bene, perché questo è il mio pane quotidiano, l'arte moderna e contemporanea. Dopodiché voi siete liberi di fare l'offerta. Liberi, e questo è il segreto del successo di questa trasmissione, cioè il fatto che voi potete fare, l'offerta è libera, ecco perché qua c'è scritto fate voi il prezzo, ma che abbia, usiamo questa espressione che uso da anni ma che ha poco successo, che abbia un po' il profumo della stima, bene, della stima, del prezzo reale. Quindi, esempio, se un quadro costa 10.000 euro, non si offre 1.000. Insomma, fate un'offerta gradevole, non so più cosa inventarmi per stimolarvi a fare offerte importanti. Una cosa è certa, questi quadri non sono miei, quindi io sono dalla vostra parte. Altra, sicuramente i proprietari di questi quadri sono dalla vostra parte perché vogliono monetizzare velocemente, quindi sono tutti con voi, Allora, no, perché a volte alcuni mi dicono, Alessandro, ma perché non metti una base d'asta? Perché poi sarebbe un'asta. Ma nelle aste ci sono dei meccanismi diversi, perché nelle aste ci sono i diritti d'asta, cosa che qui non avete. Quando tu partecipi a un'asta e ti aggiudichi lo devi comprare, invece se tu ti assegni un quadro nel Beats di Orlando, non hai nessun obbligo all'acquisto. Assegnarsi un quadro vuol dire solo poterlo rivedere con più calma, solito sistema, quando avete tempo e voglia, o a casa vostra, o nelle nostre gallerie. So che questo è un momento di vacanze per alcuni, quindi voi potete chiedere la visione gratuita e senza impegno di qualunque lotto,
anche quando avete tempo e voglia, quindi siete voi che decidete tutto. Quindi io adesso faccio un percorso, vi presento i quadri, voi dite, bene Orlando, io per questo, chiamate Orlando, io per questo quadro, oppure un messaggio al numero di WhatsApp che ogni tanto esce qua in basso a destra, a sinistra, se non mi ha invertito, ok lì, e voi potete fare l'offerta che volete. Quando voi fate un'offerta, ovviamente non state acquistando niente. Io faccio partire un conto alla rovescia di 30 secondi, allo scadere dei quali le opere sono assegnate a chi ha fatto l'offerta più alta. Cosa vuol dire assegnato? Assolutamente niente. Chi ha fatto l'offerta più alta potrà rivedere il quadro quando tempo e voglia, se di suo gradimento potrai acquistarlo come vuoi, in che modo vuoi, con quanto, con la tempistica che vuoi. Qui viene il bello. Perché i proprietari di questi quadri sono consapevoli di questa cosa. Firmando la liberatoria devo assegnarlo a chi ha fatto l'offerta più alta, qualunque sia l'offerta. Ma voi potete pagare il quadro in tutto il tempo che volete, con che sistema volete. Mentre io al proprietario glielo pago subito, anche se voi lo pagate nel tempo. E questo ingolosisce, ovviamente, il proprietario del quadro, perché è consapevole che prende pochi soldi, per colpa vostra, ma li prende immediatamente. E voi fate il migliore affare della vostra vita con arte moderna e contemporanea e potete pagare in tutto il tempo che volete. Tutto chiaro? Quindi è una cosa, una formula molto semplice ma meravigliosamente vincente, vincente per chi vuole monetizzare velocemente i proprietari dei quadri e per chi di voi vuole avvicinarsi a opere d'arte di ottimo livello, come stasera poi vedrete il livello è molto alto e si parla di cose meravigliose. Detto questo, più di 40 quadri, quindi iniziamo subito. Io inizio, faccio un percorso, vi dico il prezzo del quadro, voi fate la vostra offerta, che è libera. 30 secondi, assegniamo a chi ha fatto l'offerta più alta. Cosa vuol dire assegnato? Assolutamente niente. Vuol dire che quando avrai tempo e voglia, potrai vedere l'opera a casa tua in tutta Italia, o nelle nostre gallerie, o a Brescia, o a Pietrasanta, e solo allora deciderai se acquistare o non acquistare. Bene? Cominciamo dal lingotto d'oro di questi ultimi anni, ormai non si parla d'altro, e cioè da Franco Angeli. Una turbolenza spaziale, guarda la bellezza di quest'opera di Angeli, un dipinto ad olio su tela, del quale ormai è evidente puntare su Angeli, ve lo dico da tempo, e chi di voi mi ha ascoltato mi vuole sempre più bene, perché sa bene che per un olio su tela come questo, naturalmente archiviato e di questa bellezza, oggi in galleria si chiede già dai 15 ai 18 mila euro. Ma deve essere archiviato, deve essere autentico e bello come questo. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi. Ed è il primo dipinto che vediamo, l'opera di Franco Angeli. È meraviglioso, dedichiamo qualche istante a questo blu del cielo, davvero magnifico. E questa è la prima opera sulla quale, se volete, potete fare voi il prezzo. Poi, la seconda opera di questa sera, di questo splendido Beats, è un magnifico dipinto ad olio su tela di un pezzo di storia italiana così importante, Remo Brindisi. Scusate, l'opera in visione, tra l'altro, si dissocia un po' dalle cose che abbiamo già visto, vediamo spesso di Brindisi, perché, permesso, questo è un olio su tela che si intitola Gli oppositori in azione. È un quadro stupendo, veramente, veramente bello. Siamo alla fine degli anni 70 e più di una volta, lo dico soprattutto a chi di voi non vuole sorprese, cosa vuol dire sorprese? Chi di voi vuole soltanto opere d'arte di artisti noti, conosciuti, e non ha voglia di scommettere, intendo dire, sai, cioè, ci sono piene le televendite di gente che vi dice comprate questo artista che tu non hai mai sentito, nessuno mai ha sentito, nemmeno io, perché diventerà qualcuno, perché costerà assai. Oppure dici no, Orlando, non mi fido delle promesse, voglio solo i grandi nomi, quelli veri, quelli che esistono, quelli che trovi sui libri di storia dove studiano i tuoi figli. Brindisi è uno di quelli, Angeli è uno di quelli. E un Remo Brindisi ad olio, così bello, così fugace, poi bello, materico, importante, periodo giusto, io, Orlando, nella mia galleria vorrei almeno, ma non meno di 7.500-8.000 euro.
perché è veramente, veramente bello. E con questi, sai, come ho già detto, puntare su uomini che sono realmente sui libri di storia non può tradirti la storia. Eh? Nonostante questo, il prezzo lo fate voi, quello che volete. L'offerta è libera, anche per un pezzo così importante. Ma potete fare voi il prezzo per questo delizioso momento di pittura per Antonio Bueno. E questa è questa amazzone splendida. È una litografia del 1972, firmata da lui in basso a destra. La firma naturalmente è autografa. Ed è veramente un amore, veramente un amore. Pensate che costa soltanto 650, dai 650 ai 700 euro, nonostante questo il prezzo lo fate voi, e lo potete fare voi se volete, amici, udite, udite, per questa incisione all'acquaforte di Pablo Picasso, pubblicata naturalmente, che racconta il pittore e la modella. Eh sì, signori, ma il pittore che vedete qua a sinistra è proprio lui. Travestito con abili nobili, l'autoritratto di Picasso che dipinge la sua modella. Quest'opera che vedete, datata 1968, tirata a 50 esemplari. L'opera in visione costa 7.500 euro. È il grande Picasso di scena e nonostante questo il prezzo lo fate voi anche per lei. Ma lo potete fare voi se volete per un'opera molto speciale. Allora, vi dico questa cosa che immagino sappiate, beh, chi di voi segue il mercato lo sa. Lo sapete qual è l'artista italiano oggi realmente presente in tutti i musei del mondo? Dice Orlando, io guardo spesso le televendite, guardo te e guardo anche altri, e sento spesso i televenditori dire artista presente in tutti i musei. Poi sei andato a vedere e hai visto che non era vero. Lo so, ho fatto il televenditore per molti anni, e poi basta, poi ho acceso la mia rete e quindi ho detto basta adesso, basta fare il televenditore, facciamo il gallerista. Non potrei mai tradirvi perché esco col cognome della mia famiglia, non dimenticate questa cosa. Ma l'artista italiano che veramente è presente in tutti i musei del mondo ha solo un nome e cognome, Pietro Annigoni. E di Annigoni, amici, ho questa china di una bellezza sconvolgente, firmata da lui in basso a destra, e siamo in una veduta di questo lago, lo stesso lago dove Giacomo Puccini scrive Turandot, scrive Madama Butterfly, scrive le sue splendide musiche. E in questo luogo magico, dove c'è anche la casa di Giacomo Puccini, lui dipinge questa china magnifica. Questa è la magia di Annigoni, veramente la magia di questo artista meraviglioso. Ma che spettacolo che è. Ok, allora, pensate che ha una stima di soltanto 7.000 euro, ma Annigoni da mettere da parte, da mettere via. Ripeto, opera archiviata. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi. È la prima volta che vedo un Annigoni così raffinato, così elegante, poi che raffigura uno dei luoghi magici dove è nata la più bella musica al mondo. Io dico sempre questa cosa, non me ne vogliano i milanesi, i lombardi, storicamente verdiani, però signori, Puccini, è Puccini, non c'è niente da fare. Allora, numero 5, no, perché sei toscano, Orlando, no, perché sono toscano, perché è vero, Puccini è romantico, Puccini è l'amore, Puccini è tutto, basta così, ok? Rivediamo l'opera, il numero 5. Ed è questa magnifica china di Pietro Annigoni. Il più grande poeta, io proprio, tra l'altro ieri sera, ascoltando il professor Panconi, mi raccontava di quanto il surrealismo italiano piaccia tantissimo. Ebbene, lui è Antonio Possenti, questo artista italiano che ci ha sempre incantato con queste spiagge, dove lui siede sempre, sempre presente nei suoi quadri, e poi le conchiglie, i pesci e le bandiere che volano. Questa è una splendida tecnica mista di Antonio Possenti, che io valuto intorno ai 3.500, ai 4.000 euro. Ma vorrei
la vostra attenzione su questo ventaglio di Allumette di Bernardo Bertin. Allora, un consiglio d'amico, se seguite il mercato sapete che purtroppo Bertin è stato maltrattato dal mercato e io so anche perché, so anche da chi, ma non ve lo posso dire perché ve lo posso dire senza microfono e telecamera. Con la telecamera non ve lo posso dire, ma c'è sempre un ma in questo senso. Io, ad esempio, Bernardo Bertin è stato un mio carissimo amico, molto amico della mia famiglia, di mio padre, di Susanna, e io so benissimo quanto è importante questo nome nel mondo. Ecco perché vi dico, metteteli da parte gli Bertin, proprio in questo periodo in cui vi è possibile acquistare a prezzi così piccoli, perché non può durare a lungo che costi così poco. Questo, tra l'altro, è stupendo, a parte incorniciato in maniera eccezionale, e questo dessin de feu, quindi disegno di fuoco, su papier rouge, quindi molto difficile, perché ovviamente la combustione sulla carta è qualcosa che deve essere incredibilmente controllato. Lui era un uomo che dipingeva con il fuoco. Cioè il quadro non sono gli allumette uno accanto all'altro, ma il quadro è il fuoco, è la combustione, cioè quello che la combustione crea. Chiaro? L'opera è datata 2008 e io un pezzettino così bello, così un gioiello simile di Aubertin, nome mondiale, quest'uomo viveva con Yves Klein a Parigi e girava per Parigi con Armand, che tutti conoscete. Armand raccoglieva i rifiuti, li metteva nei sacchi, invece lui bruciava perché voleva vedere quello che era la reazione del fuoco. Infatti lo chiamavano Bernard le Pyromane a Parigi. E questo è il grande genio. Io direi lo colloco dai 2.500 ai 3.000 euro, perché è un bellissimo oggetto. Il prezzo lo fate voi. E adesso attenzione al prossimo, perché parliamo di un Guttuso davvero straordinario. Renato Guttuso, quest'opera datata 1931, ha una storia molto importante, perché è un bozzetto preparatore per l'opera di Palinuro, giusto? Ed è che esiste, un quadro molto importante. E l'opera è datata 1931. Allora, cominciamo col dire che le opere degli anni 30 di Guttuso, naturalmente l'opera è archiviata, archivio generale Renato Guttuso, ma le opere, quello che trovi di Renato Guttuso, sono tutte cose molto più tarde e con, lasciando il periodo della politica, poi alcune cose un po' volgari, un po' l'erotismo, l'amore per la sua musa che conoscete, e quindi ci sono vari passaggi che ancora si trovano. Quello che non trovi sono proprio gli anni 30, e questo è datato e archiviato 1931, è un pezzo da 7.500-9.000 euro, non meno. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi su un pezzo così raro. Poi, immaginate quanto mi piace lui. Immaginate un giorno d'inverno, comincia a nevicare e questi pretini escono fuori e cominciano a giocare con le palle di neve. Questo è il grande, magnifico Nino Caffè, con qualcosa di meraviglioso. Questo artista davvero ha una magia incredibile. Il grande Nino Caffè con quest'olio datato 1963, naturalmente archiviato, un pezzo dai 5.500-7.000 euro. Ma la meraviglia di questo quadro, avvicinati Alessio, perché vedete, è inverno, è appena nevicato e questi pretini escono fuori e cominciano a giocare con le palle di neve fra loro fuori dal convento, ed è veramente un amore. L'opera è in visione, il prezzo lo fate voi anche per questo gioiello, ed è il numero 9. Ma potete farlo voi, se volete, anche per questo dipinto ad olio su tavola di Sergio Scatizzi. Il grande Scatizzi, ancora una volta un grande personaggio della pittura della paesaggistica e non solo, con un'opera molto materica. Lui adorava la tavola come superficie pittorica. E questo che vedete è un suo paesaggio, che io valuto intorno ai 2.000-2.500 euro.
ma il prezzo lo fate voi. E adesso ancora tutta la grazia, l'eleganza e la bellezza di Antonio Bueno per questo suo Toreador. È una litografia del 1973, firmata in basso a destra da lui, pubblicatissima, che ho valuto intorno ai 700 euro. Ma qual è il soggetto che ha reso celebre, famoso e ha fatto innamorare tanti collezionisti in tutto il mondo di Antonio Bueno? Qual è il suo marinaretto? Amici, guardate la bellezza di questo marinaretto bianco, è qualcosa di meraviglioso. È datato 1971, è una rarissima incisione del grande Antonio Bueno, firmata in basso a destra da lui. Ah, scusate, c'è, questo non è un difetto, ma se potete provvedere, c'è il vetro, è segnato il vetro. Grazie, adesso poi lo vedremo meglio, scusate, mi sono accorto adesso. Ecco, fate conto che riuscire a trovarla originale, originale, vera, firmata da lui, questa è pubblicatissima, vuol dire oggi spendere 3.000-3.500 euro. Chiaro? Nonostante questo, l'avete trovata in una televisione dove siete voi a fare il prezzo. È bellissima, veramente bella. E cosa dire poi del numero 13, che racconta il momento in cui due manichini metafisici, che di mestiere fanno gli archeologi, ebbene, si incontrano per un colloquio segreto, così come scrive Giorgio De Chirico. Giorgio De Chirico, il grande un'acquaforte, tra l'altro pubblicata su Catalogo Generale, lui scrive il colloquio segreto. Giorgio De Chirico, firmato in basso a destra da lui. Siamo oggi intorno ai 4.500-5.000 euro. E questo è l'uomo che ha inventato la metafisica, il padre della metafisica, conosciuto a livello mondiale. L'opera è firmata da lui in basso a destra, il timbro dello stampatore a secco in basso a destra, in basso a sinistra il timbro della Fondazione De Chirico, con la famosa G.D.C., quindi Giorgio De Chirico, sormontato da una testa di cavallo. Questo punzone si trova, custodito come un diamante da 100 carati, nel museo De Chirico in Piazza di Spagna a Roma, per farvi capire. E questo è lo straordinario Giorgio De Chirico, dove grazie siete voi a fare il prezzo. Finalmente andiamo a rivedere questa meraviglia di Antonio Bueno, per favore, perché è rarissima ed è veramente bello da impazzire, dove, ripeto, siete voi a fare il prezzo anche per lui. L'offerta è libera. Bellino da morire. Ma siete voi a fare il prezzo, se volete, anche per l'opera numero 16. Questo è veramente un grande personaggio, un grande maestro. Lui è Marcucci. Mario Marcucci, certificato, e l'opera in visione che racconta questa fanciulla, un pezzo unico di Marcucci così, io non potrei presentarlo in galleria a meno di 2.500-3.000 euro, e invece il prezzo lo fate voi. Ma se mi doveste chiedere, Alessandro, qual è l'opera più rara e più costosa, è vero anche quello, di tutta questa parete? Beh, allora, ripeto, sicuramente Annigoni tutta la vita, perché Annigoni è un mito, ma, amici, qui, io sono un grande amante delle cornici, ed è veramente un insulto alla storia incorniciare un pezzo così importante, Gino Severini. Cioè, amici, una china di Gino Severini, archiviata, gli hanno messo una cornicina come quella che si mette a una foto, a un diplomino, non so di cosa. Ecco, questo è uno dei pezzi sicuramente più importanti di tutta la prima tranche, perché parlare di Gino Severini vuol dire veramente parlare di un nome pazzesco proprio nella storia. Questo è un pezzo unico archiviato. Ora, non me ne vorrà il proprietario, spero che il proprietario del quadro non mi stia guardando dicendo: Orlando, a me piace così, che vuoi da me? Però insomma, per me la cornice
è importante in un'opera, soprattutto poi per un nome così. Va bene, non me ne voglia. Costa 12.000 euro. Io pensavo anche qualcosina in più, però la valutazione giusta è 12 e 14. È veramente magnifico. Gino Severini, questi sono i prezzi, attenzione. E chiude la prima tranche dei primi 14 dipinti, poi ne vedremo altri 15, poi stasera super top lot, insomma, ne avrete di cose splendide con cui divertirvi a fare voi il prezzo. Un capolavoro di Renato Guttuso, è una gouache di Guttuso, attenti, perché qui siamo nel 1979, quindi questa signora che vedete è proprio lei, la sua musa da sempre desiderata e amata da Guttuso, che io tra l'altro ho anche conosciuto perché abbiamo lavorato insieme in una sessione di presentazione. Renato Guttuso, anni 70, una splendida gouache archiviata, bellissima. Quanto costa? 12-14 mila euro. Il prezzo lo fate voi. Allora, questi sono i primi 14... Da rivedere il Picasso, gentilmente. Da rivedere l'incisione di Picasso. Allora, fate voi il prezzo. Questi sono i primi 14 quadri, poi ne vedremo altri 15, poi super top lot. Fate voi il prezzo. L'offerta è libera per qualunque quadro. Picasso numero 4. Prego. Il pittore e la modella. Eccolo qua. Allora, fate voi il prezzo. Stanno arrivando le vostre telefonate, come era prevedibile. Ah, certo. La Nigori da rivedere, per fare un po' te. Io vi dico, allora, ringrazio, come era prevedibile, quindi io l'ho sempre pensato. Chi segue le trasmissioni di Orlando non è certo una persona che non conosce l'importanza dei quadri. Credo che su quella Nigone avete chiamato in tre, bene. Però, allora, l'offerta è libera, ma che abbia senso, va bene? Una Nigone così non ce l'ha nessuno. È veramente molto importante, uno dei quadri più importanti di tutta la parete insieme a Severini. Quindi io non dico di partire da 5.000 euro, però insomma fate un'offerta che abbia senso, perché ne vale veramente 1.000 tanto. Euro per l'Annigoni? Non ci siamo proprio capiti allora. 1.000 euro, grazie Alessio, è il prezzo di una serigrafia di Annigoni, litografia, cioè di un'opera multipla. Chiaro? Cioè una stampa di Annigoni costa 1.500 euro. Questo è un pezzo unico, archiviato. Una veduta del lago, del grande Puccini, Torre del Lago Puccini. Un pezzo così, 1.000 euro. Per lo Scatizzi abbiamo una prima offerta di 250 euro e una seconda offerta di 500 euro. Allora, cerchiamo di fare offerte che non siano offensive, a partire da 250. Sergio Scatizzi, 250 euro e un rilancio di 500, senti qua. Lo ricordo ancora, non dimenticate,
voi non state acquistando nulla. Cioè, non è che chiami e dici compro quel quadro a due... No, dice Orlando, io non compro nulla. Voglio rivedere quel quadro a 1000 euro, 2000, 3000, a quello che vuoi. Bene? Senza sorprese. Non ci sono diritti d'asta. Perché non è un'asta. Questa è la possibilità di rivedere un quadro che vi piace al prezzo che decidete per volontà dei proprietari di questi quadri. Quindi... 500 anche per il numero 7. Cos'è il numero 7? Sì, certo. Questo Bertin è veramente molto, molto bello. E vi posso assicurare, parte adoro perché l'hanno incorniciato in maniera eccezionale, con un doppio montaggio. Una cornice così ti costa almeno 300 euro, ma a parte questo. E poi l'opera è molto bella, perché questo ventaglio di Alumet, davvero stupendo. E per lui avete offerto 500 euro soltanto. Ma guarda che tesoro immenso che è. Chi mi offre subito 1000? Chi mi offre 1000? 1000 euro per il Picasso. 1000 euro. Ne costa almeno 5-6 questo. Il pittore e la modella, un'incisione di Pablo Picasso, datata 1968. 1000 euro. Quindi Dario, scusa, in gara abbiamo il numero 4, il numero 10, lo splendido numero 5, giusto? E il numero 7, giusto? Basta? 1, 2, 3... 4, giusto, ho capito bene? 4 opere in gara. Ci sono altre offerte, altrimenti procediamo. 1000 euro per il numero 9. Il famoso millino, cos'è il numero 9? No, cari miei, amici, Nino Caffè è così bello, 1000 euro. Amici, è un 30-40, vuol dire 5.500, 6.000 euro. Avete offerto un sesto rispetto a quello che costa. 1000 euro soltanto. È un problema. Per l'Angeli abbiamo un'offerta di 3000 euro. Amici cari, quel capolavoro di Franco Angeli, che è l'artista che io consiglio ai miei amici più cari di acquistare a prescindere da qualunque altra cosa, è un pezzo che in galleria costa 14-18 mila. Perché? Perché è autentico, perché è archiviato e perché Angeli cresce ogni giorno di più. 3 mila soltanto. Allora, procediamo ad assegnare un attimo solo. Questo aspettiamo che arrivi qualche offerta un po' più interessante. Non che le altre abbiano offerte interessanti, però. Procediamo ad assegnare, scusate le spalle, questi 5 dipinti. Quindi, scusate, che sono i seguenti. Scusate ancora le spalle, spero di non darvi le spalle. Sono, quindi, il numero 10, correggetemi se sbaglio il centralino, il 10, 9, 4, 5 e 7, giusto? Ok. Sì, l'Angeli, aspettiamo un istante. Allora, cosa succede adesso? Assolutamente niente. Io adesso faccio partire un conto alla rovescia di 30 secondi, allo scadere dei quali le opere sono assegnate a chi ha fatto l'offerta più alta. Cosa vuol dire assegnato? Assolutamente niente. Chi ha fatto l'offerta più alta potrà rivedere il quadro quando ha tempo e voglia, o a casa propria, o nelle nostre gallerie, e se, ho detto se, il quadro di suo gradimento, potrà acquistarlo e pagarlo come vuole, quando vuole, in quanto tempo vuole, con che sistema vuole, con tutta la tempistica che vuole. Ma attenzione, per un capolavoro di Bernardo Bertin, archiviato, così bello, siamo a soltanto 500 euro. Per Sergio Scatizzi, olio, 20x40, un paesaggio toscano, per lui siamo a 500 euro. Per Nino Caffè, olio, 30x40, bellissimo, tutta la poesia di Caffè, siamo a 1000 euro. E per Pablo Picasso, il numero 4, amici, per lui siamo a soltanto, ripeto, soltanto 1000 euro. E per Pietro Annigoni,
un capolavoro come questo, archiviato. Una veduta del lago, dove Giacomo Puccini ha composto le più belle musiche al mondo, che tesoro immenso è lui, siamo a soltanto 1.000 euro. Signore e signori, per tutte e cinque le opere in gara, diamo 30 secondi e le assegniamo. Ah, mi dimentico sempre, non aspettate mai gli ultimi secondi perché c'è un ritardo televisivo che potrebbe non consentirvi di rilanciare. Ma del resto, cosa avete da perdere? Anche se vi assegnate un quadro, non lo state acquistando. 1.200 per il caffè. 1.200 per Nino Caffè, 30 secondi. Non ho capito. Siamo a soltanto 1.200 per Nino Caffè. $1.400 per il Nino Caffè. Nino Caffè siamo a 1.400. Costa 5.500, 6.000, siamo a soltanto 1.004. Nino Caffè a 1.004. Per Nino Caffè siamo a 1.004. Chi mi offre 2.000? Ma subito, è splendido. Attenzione. 1.600 euro per il caffè. 1.600 per il caffè, ripartono 30 secondi. Per tutte le altre opere diamo 20 secondi, attenti, 500 euro Bernardo Bertin, 500 Sergio Scatizzi, 1.000 euro un capolavoro di Pietro Annigoni come questo e 1.000 euro per Pablo Picasso. 20 secondi. Nel frattempo, 3.200 euro per l'Angeli. Signore e signori, devo dare gli ultimi 10 secondi. Sì, l'ho capito, Angeli lo facciamo dopo, 3.200 è ridicolo. Non ho capito. Le altre opere facciamo dopo. Allora, ultimi 10 secondi. Bernardo Bertin, un disegno di fuoco di questa bellezza, pezzo unico, siamo a 500 euro. Sergio Scatizzi, 500 euro. Pablo Picasso, siamo a 1.000 euro. Pietro Annigoni, una china originale, pezzo unico, 1.000 euro. E basta, giusto? Perché il Nino Caffè è adesso a 1.600, credo. 10 secondi per loro. 9. 1.800 per il Nino Caffè. 1.800 per Nino Caffè, 30 secondi. Per le altre opere, 7 secondi, 6, 5, 4, 3, assurdo, questo è un assegno circolare in tutto il mondo di almeno 4.000 euro, un Annigoni così, dai, 2, 2.000 euro per il caffè, 30 secondi, un secondo per gli altri, passare le offerte, vado? Scusate, dovete passare le offerte, sto assegnando, c'è qualche offerta? Sì, ma te stai... Per cosa?
Per il Picasso 1.500 euro. 1.500 per Picasso. E per l'Annigoni 1.400 euro. 1.400 per Pietro Annigoni. Assegnato Bernardo Bertin, Scatizzi. Via. Sono ripartiti 30 secondi per Pablo Picasso, per Pietro Annigoni e per Nino Caffè, giusto? Ok, gli altri sono assegnati. Che fatica. Ragazzi, per cortesia, passate subito le offerte, poi salutate il pubblico. Per Annigoni 1.600 euro. 1.600 soltanto per Pietro Annigoni, amici. Questo è qualcosa di talmente speciale. 30 secondi, 1.600 per Pietro Annigoni, per Pablo Picasso siamo a 1.500 e per il magnifico Nino Caffè siamo a 2.000, giusto? A 2.000, ok. Signore e signori, devo dare 20 secondi. Per lo splendido Nino Caffè siamo a soltanto 2.000. Per l'Angeli abbiamo un'offerta di 3.500 euro. Mi fa ridere questa cosa. Io non sto nemmeno parlando dell'Angeli e voi continuate a fare gara. Calma, capisco che l'Angeli vi piaccia, però insomma, 3.500 poi. Dai, non mi ricordo più. Per lo splendido Nino Caffè siamo a soltanto 2.000. Per Pablo Picasso, incisione, 1.500. Pietro Annigoni. Quanto siamo per l'Annigoni, per favore? A quanto? Quanto siamo per l'Annigoni? 1.600. Amici, attenzione. Pietro Annigoni. 1.600 euro. 1.800 euro per Annigoni. 1.800. Poteva dire 2.000, cioè 2.000 euro vorrebbe dire esattamente un terzo rispetto a quello che vale. 1.800, ripartono 30 secondi, amici, diamo 10 secondi per Nino Caffè e Pablo Picasso, 1.500 e 2.000, 9 secondi, 8, 7, 6, 5, 4 2-2 per il caffè. 2-2 per Nino Caffè. 3 2 1 Vado? Se è relativo a questo? A un'altra cosa, ok. I migliori complimenti. Allora, sono ripartiti 30 secondi per Nino Caffè, ma attenzione, perché dobbiamo dare gli ultimi, assegnato il Picasso, grazie, dobbiamo dare gli ultimi 20 secondi per Pietro Annigoni, il grande, l'opera numero 5, siamo a soltanto 1.800. Grazie. Signore e signori, 2.400 euro per il caffè. 2.400 per Nino Caffè,
per Annigoni siamo a 1008, giusto? Amici, per tutti e due i quadri, la grazia, dovete vedere il grano mosso la bellezza di questo quadro di Annigoni, veramente unico, e siamo a soltanto 1008. Allora amici, 1008 per Pietro Annigoni, 2004 per Nino Caffè, per tutte e due le opere diamo gli ultimi 20 secondi, 20 secondi e le assegniamo. Signore e signori, per tutte e due le opere diamo gli ultimi 10 secondi. 1008, il prezzo di una stampa. Questo è un pezzo unico ed è bellissimo. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1, vado. I migliori complimenti davvero. Assegnati entrambi, bellissimi. Sono due gioielli. Caffè e Annigoni. Allora, nel frattempo, lo so, è in gara l'Angeli, e l'ho capito. A quanto siamo arrivati per l'Angeli? Quanto? Simpatici. 3.005. Fallo rivedere, stupendo. Partì. Veramente, veramente mi sembra... Grazie.
semplicemente magnifico, allora veramente magnifico, vi dico in tutta onestà, veramente, cioè questo, parlare di Franco Angeli... 4.000 euro per Angeli. Amici, sentite, io ho ancora 30 quadri da presentare, mi dicano subito 7.000, 8, ne costa davvero dai 12 a 14, perché l'opera è bellissima, periodo giusto, archiviato, bello da impazzire. Siamo adesso a 4.000 euro, un capolavoro, sino poi bello, bella tutta l'opera, la piramide, la turbolenza e la bellezza del quadro. 4.000 soltanto. Allora, l'unico lotto in gara è questo, giusto? No, ci sono altre offerte, credo per il Guttuso, è entrato in gara il numero 14? Sì. Poi? 1.000 euro per la numero 8 e 2.800 per la numero 14. 1.000 euro per il Guttuso numero 8 del 30... Ma siete incredibili, amici, aspetta un attimo. Siamo a 2.800. Per un Guttuso del 31, archiviato, avete offerto 1.000 euro. Ripeto quello che ho detto prima per l'Annigoni, cioè che 1.000 euro è veramente il prezzo di una litografia. Questo è un pezzo unico del 31 archiviato, a dir poco meraviglioso. Per il 14 invece a 2.800, pensa un po'. Allora, scusate le spalle. In gara abbiamo le due opere di Renato Guttuso, la numero 14 e la numero 8. Basta, non c'è altro. Ah sì, lo so! Anche l'Angeli. Io continuo a far finta di niente sull'Angeli perché... mi aspetterei un'offerta, insomma, un pochino, prima di far partire il conto alla rovescia, un capolavoro come questo, come faccio a far partire il conto? Siamo a 4.000 soltanto, è veramente bellissimo, bellissimo. Chi me ne offre subito 6, 7? Vabbè, allora, in gara abbiamo, dicevamo, il 4 e l'8, giusto? Cioè, il 14, bischia, non vedevo il numero. Le due opere di Renato Guttuso, 2.800 soltanto per l'opera degli anni 70 di Renato Guttuso e un Guttuso del 31 archiviato, siamo a soltanto 1.000 euro, ma pensa un po'. Ci sono altre offerte, altrimenti procedo ad assegnare questi. 600 euro per la numero 13. Cos'è il 13? Giorgio De Chirico, incisione all'acquaforte, i due manichini metafisici in un colloquio segreto, 600, ma dico, ma c'è veramente da impazzire stasera. Ai ai ai, ai ai ai. Ma dimmi te. È impossibile sentire cifre simili. Per il Guttuso 1.200 euro. Siamo ancora al prezzo di una litografia. Invece questo è un pezzo unico. 1.200 euro. Renato Guttuso del 31 archiviato. Quindi fammi capire, per Giorgio De Chirico hanno offerto 600 euro, cose dell'altro mondo, firmato da lui, numerato, ma poi che cosa meravigliosa. Per De Chirico abbiamo un'offerta di 1.000 euro. 1.000 euro. Allora, come si fa qui? Devo assegnare Alessio, scusami. E 1.500 euro per il Guttuso, numero 8. Numero 8, 1.500. Devo assegnare... 600 Franco... per il numero 12. 600, eh no,
se la trovi a meno di 3.000 euro, questa, non migliaia di altre, questa di Vidova e Orlando te la compro. 600 euro. Allora, riassumendo, siamo, scusate le spalle, ma non ho altrimenti. Allora, avete Giorgio De Chirico, un'incisione degli anni 70, pubblicata su Catalogo Generale, firmata da lui, siamo a 1.000 euro. Antonio Bueno, il famoso Marinaretto, con questa edizione del 71, davvero. Alessio, per favore, fai vedere da vicino la bellezza di lui. Per lui siamo adesso a soltanto 600 euro. Chi mi offre subito 1.000, 1.500, 2.000, è veramente splendida. €800 per il Bueno. No, ma mi poteva dire 1.000. Amici, l'opera è firmata da lui. È un'opera che ha 50 anni. È una cosa meravigliosa. 800. Allora, grazie, Alessio, perdonami. Allora, 1.000. 800. 1.500. Uno straordinario lavoro di Renato Guttuso. €1.700 per il Guttuso. Per Renato Guttuso siamo a 1.700 e a soltanto 2.008 per la gouache di Guttuso degli anni 70, che è la 14, credo. Spero di non far confusione. Ok. Quindi in gara abbiamo queste quattro opere, giusto? Sì, sì, lo so. Tutte le volte che dico... Dal centenario mi dicono, no Alessandro, è in gara anche l'Angeli. Lo so che è in gara anche l'Angeli. Sto cercando di far finta di niente, siamo a 4.000 per un capolavoro del genere. Cioè, è impossibile, impossibile. Ah, allora, che fatica. Devo far partire il conto alla rovescia. 1.000 euro per il Bueno. 1.000 euro soltanto per il Bueno. Sentite qua. 1.000 euro per il De Chirico, siamo a 1.000 euro, giusto? 1.000 euro per un De Chirico. Numero 13. 1.000 per De Chirico. 1.200 per il numero 13. Ma è ridicolo! Questo è il padre della metafisica. Dai, da bravi, per favore. Un po' più di rispetto per la storia e per nomi così importanti. L'opera è fatta da lui, firmata da lui, pubblicata a Catalogo Generale. 1.200. De Chirico? 1.200. 1.200, 1.000, per lo splendido Renato Guttuso, 1.700, non mi ricordo più, 2.008 per Renato Guttuso. E basta, sono quattro le opere in gara, giusto? Per il De Chirico 1.500 euro. Ridicolo, bellissima cosa. 1.500. Allora, devo assegnare perché non ho più tempo. Allora, dunque, dove eravamo rimasti? Dimmi, hai un'offerta? Ok, perfetto. 1.500. Senti che roba. Ma meno di 5.000 euro questa, non la trovi da nessuna parte, perché è bellissima. Ma nel Beats tutto può succedere, anche troppo. 1.500 soltanto per lei. 1.000. Bellissimo lui. 2.008 la gouache di Renato Guttuso, e udite, Renato Guttuso, archiviato del 1931, per lui siamo adesso a 1.700 euro. Chi mi offre subito 3.000, 4.000, è favoloso. 1.900 euro per il Guttuso. 1.900, poteva dire 2.000, non accadeva niente, ma dimmi te. Io vorrei fare veramente, siamo in diretta in tutta Italia, e vorrei sinceramente sentire da parte vostra se c'è qualcuno tra voi che ha un Guttuso degli anni 30.
ma nemmeno la fondazione ce l'hanno. Un Guttuso del 30 non è in vendita. Questo è del 31, archiviato. Siamo a 1900 euro. Quindi, non mi ricordo più, 1500, 1000, 1009, 2008. Per tutte e quattro le opere naturalmente non avete nessun impegno all'acquisto, vedo far partire un conto alla rovescia. 30 secondi e le assegniamo tutte e quattro. 30 secondi, amici. $2100 per il Guttuso. 30 secondi. Signore, signori, per lo straordinario Giorgio De Chirico, numero 13, siamo a 1500 euro. Mamma mia. Per Renato Guttuso, anni 70, 2800 euro. Per Renato Guttuso del 31 ha soltanto 2100. E lo splendido Antonio Bueno, 1000 euro. Per tutte e quattro le opere, ultimi 20 secondi e le assegniamo tutti e quattro. 20 secondi e le assegniamo tutti e quattro. €4500 per Angeli. Mi fa impazzire questa cosa. Cioè, la prima volta che... Non lo sto assegnando, l'Angeli. Voi continuate a offrire per una... Perché sapete quanto costa. La roba da matti, giuro. Cioè, non lo sto assegnando e continuano a parlarne. Non è mai successa questa cosa. Diamo 10 secondi e assegniamo tutte e quattro le opere. 1500 per Giorgio De Chirico. Giusto? Firmato da lui. Fatto da lui, 1500. Ottimo. 2008. 2100. 1000 euro, 9 secondi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vado? Non aspettate gli ultimi, devo assegnare? I migliori complimenti, tutti e quattro assegnati. Allora, cedo alla forza, andiamo ad assegnare lo splendido Angeli che è alle mie spalle, con fatica. Allora, devo fare un appello e lo faccio immediatamente, purtroppo... c'è stato molto traffico, purtroppo, c'è stato molto traffico al centralino e non siamo riusciti a prendere bene il telefono. Un attimo soltanto che risolviamo anche questo. Un attimo solo. Il gentile signore che poco fa ha offerto, ha fatto gara. Non ho capito, eh. Ah beh, succede. Può succedere quando c'è molto traffico di telefonate, può succedere. Allora, grazie Alessio, bravo. Allora, la gentile signore che poc'anzi aveva offerto 1600 euro, credo, cioè che è una bischerata si può dire, sì, non è una... Che è una... è pochissimo. No, bischerata non è una parolaccia, si possa dire. Il gentile signore o signora, non so
che aveva offerto 1600 euro, che è pochissimo per questo Annigoni così importante, se può ricontattare questo numero 030 728 900 e chiedere di Dario. Grazie. Ripeto, chi di voi aveva offerto 1600 euro per questo importante lavoro di Pietro Annigoni, se può ricontattare questo numero e chiedere di Dario. Allora, nel frattempo, hanno svuotato la parete, è entrato in gara anche il Brindisi, vorrei capire a quanto. E amici, voglio ricordare, grazie Alessio, che a parete c'è ancora un'opera di Gino Severini, un pezzo unico di Gino Severini. Attenzione qua, attenzione qua. E beh, abbi pazienza. Un Gino Severini come questo, non è che tu lo vedi tutti i giorni, un capolavoro del genere. Allora, è entrato in gara anche l'opera di Remo Brindisi. Adesso mi diranno a quanto, perché non lo so. Per il Brindisi siamo arrivati a 2000 euro. 2000 euro. Un 50-70, olio su tela. Così bello, 2000. Invece per l'Angeli, a quanto siamo arrivati per il Franco Angeli? A 4,5, senti qua. Un Angeli ad olio su tela così bello, archiviato. A 4,5. Allora, potete ancora fare voi il prezzo e l'offerta è libera per questa tecnica mista splendida di Antonio Possenti per l'opera eccezionale. Io non ho mai sentito squillare i telefoni come stasera. Ci siete tutti stasera, devo dire. Beh, di fronte a quadri così belli dove siete voi a fare il prezzo, era evidente. Gino Severini, attenzione amici. È un successo questa trasmissione, per forza. Guarda un po' se è mai possibile. Gino Severini, che vediamo, e l'opera di Marcucci, Mario Marcucci, favolosa, che è il numero 16. Grazie. Semplicemente magnifico, veramente magnifico. Allora, amici, in gara io ho un capolavoro di Franco Angeli che io, Alessandro Orlando, in galleria vendo a 14.000. Siamo a 4,5. E un capolavoro veramente di Remo Brindisi, un altro grande, importante e serio pezzo di storia italiana. Lui, siamo a soltanto 2.000. No. E basta, ci sono altre offerte? O sono gli unici due in gara sono questi? 500 giusto? Euro per il numero 6. Non è una stampa, no, non è un multiplo. Il Possenti è un pezzo unico. 500 euro. Basta? €1000 per il numero 16 e 2000 per il numero 15. Gino Severini, una china di Gino Severini, archiviata, così bella, avete offerto 1000 euro soltanto. Ricordo a tutti voi che non ci sono diritti d'asta e voi pagherete solo quello che avete deciso di pagare in tutto il tempo che vorrete, ma abbiate pazienza. Una china di Gino Severini di tale bellezza, pezzo 1, so, una cornice orribile, avete ragione, ma ve la regalo io. Molto bravo, bravo. E io vi dico davvero, cioè,
vi regalo una bella cornice, perché un quadro così importante non si può vedere con la cornicina così. Comunque, è entrato in gara anche un'opera splendida di Marcucci, certificata, ed è questo Mario Marcucci, questo volto favoloso. Allora, amici, io devo assegnare queste 5 opere. Franco Angeli. Amici, mi dicano subito 6-7 mila. Siamo a 4,5, giusto? Franco Angeli, siamo a soltanto 4,5. Cioè, stanno investendo tutti su Angeli. Angeli è l'investimento immediato che tu possa fare. Il quadro è un capolavoro, siamo a 4,5. Poi siamo a soltanto 2.000, Alessio, per il Brindisi, favoloso, 50-70 d'olio, 1.000 euro per questa dolcissima figura per Mario Marcucci, 2.000 soltanto per Gino Severini, 500 euro per Antonio Possenti, un pezzo unico così bello. Lo vediamo perché è veramente un amore. Per Antonio Possenti siamo a soltanto 500. Roba da matti. Veramente 700 euro per i Possenti. Le litografie costano di più. Poteva dire anche 1000, siamo troppo bassi. Quindi adesso, grazie. 700, 2000 per Gino Severini, 1000 euro per questa splendida opera di Marcucci, 2000 per il magnifico Brindisi e 4,5 per Franco Angeli, questo strepitoso dipinto ad olio. Per tutte e 5 le opere, amici, 30 secondi e le assegniamo tutte e 5. 4,5, 2000, 1000, 2000, 700. 30 secondi. Veramente, chi si assegna questo Angeli a meno di 10.000 euro lo rivende domani e guadagna almeno un 30%. È bellissimo questo quadro. 4,5. A voi, signori, a voi. E lo splendore di questo Brindisi favoloso. Signore, signori, attenzione, perché per tutte le opere in gara diamo gli ultimi 20 secondi. 700, non mi ricordo più, 2000, 1000 il Marcucci, 2000 il Brindisi e 4,5 un capolavoro di Franco Angeli. Non dimenticate che non state acquistando niente. Non si può decidere di comprare un quadro vedendolo in televisione in 20 secondi. Tu puoi chiamare e dire non compro niente, Orlando, però lo voglio rivedere e sei tu a decidere quando e dove. A 5.000, 6.000, 7.000, fino a 12.000 hai fatto un affare. È un quadro strepitoso. 20 secondi, assegniamo tutte le opere. Signori, devo dare gli ultimi 10 secondi, attenti, 4,5, mamma mia, 700, 2000 la china di Severini, 1000 euro soltanto il grande Marcucci e 2000 il Brindisi, splendido. 9, 8, 7,
6, 5. Per i Marcucci abbiamo un'offerta di 1200 euro, per l'Angeli 4700 euro. Non mi volete male proprio, come fai a fare un rilancio di 200 euro su un pezzo? 2200 per il numero 15. 2002 per Severini, ripartono 30 secondi. L'intercalare, pensavo ci fosse un'altra offerta di qualcos'altro, no. Ok, quindi assegnato il possenti, sono ripartiti 30 secondi per, non mi ricordo più, per Franco Angeli, assegnato anche il Brindisi, complimenti, il grande Marcucci 1200 e Gino Severini 2200 euro, chiaro? Pensate un po'. Allora, in gara sono rimasti capolavoro, cioè, ma io veramente mi domando e dico, signore e signori, un Franco Angeli come questo è oro puro, oro puro. Siamo per lei, per lui a 4,7. 4,7 soltanto per Franco Angeli, Gino Severini 2002. 4.900 euro per Angeli. Allora, vedi, così io qua non vi capisco, perché non ha detto 5.000. Cioè, Orlando ha risparmiato 100 euro, certo io le risparmiate, ma è uno stillicidio. Cioè, veramente, 4.900, ripartono 30 secondi. Amici, diamo 20 secondi per Gino Severini, siamo a soltanto 2.002, e per Marcucci 1.200. Signore e signori, per questo magnifico dipinto di Franco Angeli diamo gli ultimi 20 secondi, ma udite, udite, diamo 10 secondi per Gino Severini, 2200 euro, e Marcucci a 1200. Questa è bellissima, questa cosa di Marcucci. 9 secondi. 8. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. I migliori complimenti, entrambi assegnati. Dobbiamo dare gli ultimi 10 secondi per la magnifica opera di Franco Angeli, per lei. Siamo a soltanto 4,9, giusto? 9 secondi. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Vado? 100. 5.100. Ripartono per lui 30 secondi. È l'unica opera in gara al momento. Attenti amici, perché tra poco andiamo in seconda tranche e parleremo di Picasso, parleremo di ancora Brindisi, Treccani, Caffè, Annigoni,
Omar Galliani, Virgilio Guidi, bellissimo quadro e alcune sorprese importanti, ma ne parleremo tra poco. 30 secondi per lui, per Franco Angeli. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, assegnato. Complimenti. Passiamo alla seconda tranche.
seconda tranche di questa serata davvero splendida, e adesso vedremo altri 15 quadri o forse di più, e poi tante sorprese. Cominciamo da lui, con questo importante, splendido, grande dipinto di Ernesto Treccani ad olio su tela, bellissima anche la misura. L'opera in visione è il numero 18 e misura, ho perso la mia nota però, ecco. Adesso vi dico. Allora, 90 per 45, siamo, fate conto, sull'ordine dei 4.500-5.000, e questo splendido dipinto ad olio su tela. Che bello che sono queste due figure, la bellezza dei fiori di colore. Bellissimo quadro. Prezzo lo fate voi, lo potete fare voi anche per questa Venezia di Remo Brindisi ad olio su tela, 30 per 40, ed è il numero 17, che bella che è. E costa intorno ai 2.500-3.000. Ma potete fare voi il prezzo, se volete, per un altro dipinto ad olio di Ernesto Treccani. Ed è questo. Veramente, veramente un gioiellino. E questo gallo, hai visto? Di Ernesto Treccani. E questo gallo è un olio su tela, piccolo ma davvero raro e prezioso. E l'opera la valuterei intorno ai 1.500. Ma il numero 20, amici, è Mino Maccari. Due volti magnifici. Il grande Maccari è un olio su tavola, su cartone telato. 20 per 30, archiviato, l'opera in visione direi intorno ai 3.000-3.500. Ma il numero 21 e il numero 24 sono due incisioni all'acquaforte degli anni 60 di Pablo Picasso, una più bella dell'altra. Guardate che cosa meravigliosa. Questo è il famoso pittore e la modella, sì, ma il pittore è lui. È proprio Picasso che si travestiva in questo caso, il pittore e la modella, firmata da Picasso in basso a destra, datata 1968, l'opera in visione costa direi intorno ai 5.000-5.500, e l'altra, la numero 24, questa sempre datata 1968, il fumatore, direi intorno, anche questo intorno ai 5.000-5.500. Ma potete fare voi il prezzo, se volete, per un capolavoro. Questa volta non una china, ma un olio su tavola di Pietro Annigoni. E ho detto ampiamente prima, certo davvero, che colpo di fortuna trovare dipinti ad olio di Annigoni in una trasmissione
dove siete voi a fare il prezzo. Guardate che spettacolo è questa tavola. Lui adorava le tavole. Ed è questo importante dipinto ad olio su tavola, naturalmente archiviato, e guardate un po' sul retro, amici. Guardate. Guardate sul retro. Questo è il grande Annigoni. Due opere in una. Mamma mia, che bella. Stupenda. Pietro Annigoni, amici. Il magnifico Annigoni. Bellissima cosa. È talmente importante questo nome. È un pezzo di storia italiana tra le più importanti e tra i più conosciuti. Il quadro è eccezionale, visto sul retro, archiviato, eh? 9.000 euro, minimo, non meno di 9.000. Ma il prezzo lo fate voi, ahimè. Ma potete fare voi il prezzo, se volete, attenti amici qua, per questo dipinto ad olio del magnifico Nino Caffè. Guardate qua, è appena nevicato. San Pietro sullo sfondo e questi pretini che giocano con le palle di neve, il cagnolino, l'altro che guarda dall'alto. Ma cosa state facendo? Il fumatore di Pablo Picasso, lo rivediamo, prego. Questo è Picasso. Rivediamolo Alessio, perché è veramente speciale. La meraviglia, la meraviglia di questo, la bellezza di Caffè proprio in questo, no? Che forte. È elegante, raffinato, divertente, tutto insieme. Costa 5.000 e 5.000. Il prezzo lo fate voi. Ma un altro dei grandi nomi immensi del Novecento si chiama Giuseppe Migneco. Guardate qua. Amici, quanto tempo è che non vedevate un Migneco del 60? Che spettacolo è! Giuseppe Migneco, datato 1960. Splendido. Archiviato. Io, Alessandro Orlando, nella sua galleria, un pezzo così, ammesso che decida di venderlo. Ma penso anche di no, perché un pezzo così non si vende, si tiene da parte. Vorrei 5.000, non meno. Bellissimo. E poi è domenica e il più alto prelato decide di andare a fare una passeggiata. E guardate la bellezza di questo ultimo dipinto ad olio di Nino Caffè, che è qualcosa di meraviglioso. Guarda, guarda che spettacolo è questo. È un po' più piccolo rispetto agli altri, ma è veramente un gioiello. Guarda che meraviglia. Ed ecco l'alto prelato sul Calesse, il sole che sta per tramontare sul mare, e questo è un pezzo sui 3.500, 4.000, ma il prezzo lo fate voi anche per lui. Lo potete fare voi, se volete, anche per questa china. Certo che serata incredibile. In un Beats trovare ben tre opere di Pietro Annigoni, questa è la terza, ed è una china di Pietro Annigoni splendida, l'opera la numero 27, un altro momento di grande pittura, e questo paesaggio di Annigoni, anche questo archiviato, che valuto intorno ai 4.000, 4.500. Ma poi, signore e signori, Giorgio De Chirico. Il soggetto che tutto il mondo desidera, perché è l'uomo che inventa la metafisica e lui è il manichino metafisico. Incisione all'acquaforte fine degli anni 60, firmata da lui in basso a destra, pubblicata sul catalogo generale, timbro a secco della fondazione, un capolavoro come questo. Non puoi trovarlo a meno di 7.000, 7.500, ma anche 9. Bellissimo. Il manichino metafisico, il trovatore,
il grandioso lavoro di Giorgio De Chirico. E per i più attenti, appassionati collezionisti, questo eccezionale dipinto è stato eseguito niente meno che dalla più importante, grande e conosciuto allievo di Giovanni Fattori. Cioè parliamo di Giovanni Malesci. Cioè sono delle cose di Malesci che costano più di Fattori, vi dico solo questo. Giovanni Malesci, il vero, unico, grande allievo, l'uomo che ha dipinto con Fattori. Questa è un'opera sensazionale. Numero 29, signore e signori, costa 9.000 euro, amici. Ma il prezzo lo fate voi. E adesso vi faccio vedere un nome, vi dico un'opera che quando è arrivata in galleria è stato uno di quei momenti che ho detto, bene, vorrei essere dalla parte del pubblico per poter gareggiare anch'io per quest'opera, perché è davvero stupenda. È un'opera originale, pezzo unico di Mario Panconi, questo grande professore dell'arte che realizza questi capolavori che piacciono molto all'estero, piacciono molto ormai a livello internazionale. Pensate che si tratta di lavori tutti eseguiti con lana, cotone, passamaneria. Ci ricorda, ripensate ad Enrico Bai, che ha costruito il suo nome con la passamaneria, con le medaglie. Bene, qui c'è un lavoro di intreccio e di tessitura che è veramente qualcosa di straordinario, perché poi ci rifacciamo ovviamente al primo spazialismo, momento in cui Lucio Fontana taglia una tela, momento in cui Emblema esegue questa detessitura per consentire all'aria e al colore di oltrepassare. Opera magnifica, sono difficile, difficile che un'opera mi colpisca. Questo mi ha veramente colpito, perché sai, ci sono tanti artisti che cercano di stupirci con effetti speciali. Qui c'è un lavoro importante. L'opera di Panconi è proprio questa, quella del lavoro incredibile che c'è in ognuna di queste opere. Ha un mercato internazionale e il prezzo di quest'opera va dai 7.000 ai 9.000 euro. Questa è l'opera del grande Mario Panconi, in quest'opera originale, pezzo unico, da mettere in casa, e ogni volta che ci passi davanti cerchi di scoprire il suo segreto. Veramente, veramente bella. Allora, questa è l'opera numero 30. Fate voi il prezzo anche per questa magnifica opera, davvero originale. Guarda che lavoro che ha. È del 30, ma andando oltre, è un'offerta da passare a tutte insieme. Meglio. Allora, un attimo di pazienza. Guardate lo splendore di questo Guidi, il pittore della luce. Pensate, allora, olio su tela, già archiviato, del grande Virgilio Guidi. L'opera è bellissima, a me piace tanto, io amo molto Virgilio Guidi. E questa è di misura contenuta, ma è talmente importante come nome. Pensate che ha una stima di 7.500 euro. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi, e lo potete fare voi, se volete, anche per questo dipinto di Lorenzo Viani, numero 31, ed è un carboncino di Viani, adesso vi do anche l'anno, datato 1917, il grande Lorenzo Viani, che costa soltanto 4.500 euro. Il numero 35 è un altro dei miei artisti preferiti, uno degli artisti che ho sempre amato tantissimo, ed è Omar Galliani. Lo andiamo a vedere. Omar Galliani. Splendido lavoro, bellissimo davvero.
è un pezzo unico, uno dei suoi graffiti su tavola, che si vede costa tantissimo, Galliani. Un pezzo così ti chiedono in galleria giustamente 7.000, 7.500, ma il prezzo lo fate voi. E il numero 34 è un giorno di festa al convento. E in questo convento che si affaccia in San Pietro, su San Pietro, siamo in Vaticano, la bellezza di questo dipinto ad olio di Nino Caffè. Guardate qua, questo che legge, gli altri che discutono. E San Pietro sullo sfondo, bellissimo lavoro. È un grande lavoro, un grande dipinto. Siamo sui 9-12.000, non meno. Ma c'è ancora un quadro, anzi ce ne sono ancora due, ma le sorprese non finiscono stasera. Quando scocca il coffee time, molto bene, dove nasce la pop art italiana? Vuoi andare da questa parte? Nasce a Roma. Festa, Angeli e Schifano si riuniscono in una piazza a Roma. Piazza del Popolo. Signore e signori, guardate questa Piazza del Popolo di Franco Angeli, con tanto di luna che fa capolino. Questo è uno di quei pezzi. In un momento storico come questo, in cui Angeli sta facendo dei numeri straordinari, uno di voi stasera può fare un'offerta per uno dei pezzi di Franco Angeli più importanti che siano passati dalla mia galleria. L'opera è meravigliosa, meravigliosa. Ti possono chiedere 20.000 euro per un Angeli così, senza batter ciglio, perché Piazza del Popolo, dove tutto nasce, dove tutto ha inizio. Bene, allora, questi sono altri 16-18 quadri. Le sorprese non sono finite. Il prezzo lo potete fare voi, quindi per lui, grazie Alessio, Nino Caffè, grande caffè, la geniale opera di Panconi, Omar Galliani, Virgilio Guidi, che tesoro immenso è questo, poi Lorenzo Viani, Pietro Annigoni, Giorgio De Chirico, il manichino metafisico, dipinto da grande collezionista esperto, l'opera di Maleschi. L'altro piccolo Nino Caffè, Pablo Picasso, il fumatore, Giuseppe Migneco del 60 e ancora Mino Maccari, ad olio, Treccani, l'altro piccolo Caffè, Brindisi e un Annigoni su tavola, che veramente è qualcosa di splendido. Hai visto la meraviglia di questo quadro? Poi è talmente importante. Il grande Ernesto Treccani. Fate voi il prezzo per uno di questi quadri o per più di uno. Scusa Alessandro, chiedono di rivedere il Guidi. Lo rivediamo. Virgilio Guidi. Ma poi bello, giusto il periodo archiviato. È veramente un amore questo Guidi. Lui è conosciuto per essere il pittore della luce.
passate pure le offerte. Te vuoi il tuo? Tieni. Per il De Chirico abbiamo una prima offerta di 1000 euro e una seconda offerta di 1500 euro. Pensa che roba. Quest'opera cambia la storia del mondo. Siamo a 1500, un'opera così di De Chirico. Chi mi offre subito 3000, ma non esagero. Chi mi offre subito 3000, amici? Almeno per il 27 3000. Abbiamo un'offerta di 1000 euro. E per il 32 abbiamo un'offerta di 1500 euro. Cos'è il 32? E avete offerto... Cioè, vi hanno chiesto 7000, 9000 euro. Sicuro, perché questo è un Guidi splendido come periodo e bellezza. L'offerta più alta pervenuta, 1500 euro. Limite. Per l'opera numero 18 abbiamo un'offerta di 800 euro, così come l'opera 19 e 20. 800 euro per un Treccani ad olio così bello e grande poi come il numero 18. Poi non ho capito, 800 per il Gallo, il numero 19, e 800 soltanto per quell'olio di Mino Maccari. Quindi queste le offerte arrivate fino adesso e basta, giusto? Quindi in gara abbiamo 18, 19, 20, 27 cos'è? Ah, l'Annigoni 27 e il 28 e il 32, ok, ho capito bene. Ah, anche il Picasso a quanto? 1000 euro per il 24 e 1000 euro anche per il 21. Siete proprio degli affaristi voi, amici a casa. 1000 euro per una incisione di Picasso così importante. Bah. Allora, sì, c'è troppa roba in gara, eh? Adesso se no diventiamo matti. Se arrivano altre offerte per altre cose, un attimo, assegniamo questi, se no divento matto quando... Quando faccio partire il conto alla rovescia, se ci sono troppe opere in gara, il centralino esplode, quindi se no facciamo fatica. Allora, riassumendo, cioè sono in gara questo, l'unico, lui non è in gara, lo togliamo per il momento. Sì, mettiamo, scusate se passo davanti, ma non ho altre strade. Grazie. Un Guidi così bello, siamo a 1500, dimmi te. Quindi questo è in gara, questo è in gara. Veramente bello questo Guidi. Questo Guidi è stupendo. 1500. La domanda? Esatto, è stato autenticato anche da lui. Allora, non mi ricordo... Dimmi, Alessia. Per il Guidi, opera numero 18, abbiamo un'offerta di 1000 euro. Per il? Treccani. Per il Treccani. Ho capito il Guidi. Per Guidi siamo a soltanto 1500. Per il numero 18 siamo a 1000 euro soltanto, 800 per il piccolo Treccani, 800 per l'olio di Mino Maccari, 1000 euro soltanto per Pablo Picasso, lo numero 21, 1000 per il 24, ed è in gara anche, cercando di capire dove collocarlo, un attimo di pazienza, sì, un secondo solo, Allora, un secondo solo. Che sposto questi così dopo. Un attimo. Allora, Mignecco. Il 26, un secondo. 26 e 25. 1700 per il numero 28.
Amici, chi mi offre subito 3.000 per quest'opera, per favore? Non scherziamo, Giorgio De Chirico, di questa bellezza e importanza, siamo per lui a soltanto 1.007. Allora, del 28. Dunque. Per favore fatemi assegnare questi, se no diventiamo matti. In gara abbiamo 2, 4, 6, 7 quadri. No, 8, anche questo. Giusto? 2, 4, 6, ok. Scusate se faccio questo, è una cosa terribile, ma non so dove altro. Allora, in gara avete una china di Pietro Annigoni, così bella e preziosa, in basso, a destra. Per lei siamo a soltanto 1.000 euro. Ma dimmi te, archiviata. Poi, cioè, sentire Annigoni a 1.000 euro, un pezzo unico, veramente imbarazzante. Per lo splendido dipinto ad olio di Virgilio Guidi, veramente favoloso, siamo a 1.500 euro soltanto. Per Ernesto Treccani, il numero 18, questo grande dipinto ad olio, siamo a soltanto 1.000 euro. Poi Pablo Picasso, incisione all'acquaforte, numero 21, 1.000 euro. Numero 24, 1.000 euro. Per Giorgio De Chirico, 1.007 soltanto. Mino Maccari, 800. E 800 per il Treccani, numero 18. 1.007 anche per i Guidi. 1.007 per Virgilio Guidi. Sto pensando, Pablo Picasso, le incisioni di Picasso a 1.000 euro soltanto. 1.200 euro per Annigoni. Per Pietro Annigoni. Senti che roba, veramente. Pablo Picasso, 1.000 euro una o l'altra. Sono cose impossibili. Per i Picasso abbiamo un'offerta di 1.500 euro ciascuno. Ma è ridicolo. Amici, parliamo dell'artista italiano, dell'artista più famoso e più importante al mondo. 1.007, una delle opere più preziose e prestigiose di Giorgio De Chirico. 800 per l'olio di Treccani, il piccolo gallo. 800 per Maccari, per Pietro Annigoni 1.200 euro soltanto, Virgilio Guidi 1.007 e il grande Treccani 1.000 euro soltanto. Basta? Lo so. Amici, siamo troppo bassi, cerchiamo di alzare un po' le offerte, perché è drammatica la situazione. 1.500 per Picasso, 1.007 il capolavoro di De Chirico. 1.300 euro per il Treccani, opera 18. Il 18, 1.300. Allora, 1.300 costa, non so nemmeno io cosa dei Treccani. Dunque, attenzione, 1.500 Picasso, numero 24, 1.500 il numero 21, 1.007. Amici, ma voi, cioè, il manichino metafisico è il cuore di De Chirico, parte tutto da qui, 1.007. Mi dicano subito 2.000, cioè 3.000, fino a 7.000 può gareggiare veramente il mondo intero, è una cosa meravigliosa. Giorgio De Chirico, siamo
a soltanto 1700, poi 800 per il piccolo Treccani, per Mino Maccari olio 800, per Pietro Annigoni, attenti, siamo a 1200 euro soltanto, per Virgilio Guidi olio, una splendida, bellissima, bellissima opera di Guidi, siamo a 1000 per Guidi, 1700 soltanto, e il grande, importante Ernesto Treccani, siamo a 1300 euro, cioè 1300 euro, amici, è il prezzo di un quadrettino così di Treccani. Questo è un quadro 1500 immenso. Euro per l'opera in visione. Poteva dire anche 2000. Quindi, riassumendo, 1500, 1700 lo splendido Guidi, 1200 soltanto un pezzo unico di Annigoni archiviato, 800 il piccolo Treccani, 800 Maccari, 1500, 1500, 1700. 30 secondi e assegniamo tutte le opere in gara. 30 secondi e le assegniamo, amici. 30 secondi. Non aspettate gli ultimi secondi, c'è un ritardo televisivo. Signore, signori, brava, passare le offerte. 1000 euro per la numero 20. 1000 per il numero 20, cioè per l'olio di Maccari. Ripartono 30 secondi. 1700 euro per il Treccani. 1700 per il Treccani grande, ma poi è bellissimo questo qua, è una cosa meravigliosa. Ripartono 30 secondi per Ernesto Treccani. 2500 per il De Chirico. Per Giorgio De Chirico 2500, ripartono 30 secondi e ripartono 30 secondi. Dario, per Mino Maccari siamo a 1000 euro soltanto, ripartono 30 secondi. Ma dobbiamo dare 20 secondi. Ah, non ho la testa, scusate, perché mancava, non ho visto. Eravamo già al 2007, ho preso un 2005. Ma che dici? Ho preso 2,5. Posso avere inquadratura? Scusate ancora. Allora, 2500 euro. Giorgio De Chirico l'ha già passato lui, 2,5. Ce l'hai anche tu, 2,5. Dica 3.000. Fino a 7.000 può gareggiare tutta l'Italia. Allora, 2005 per De Chirico, ripartono 30 secondi. Per Mino Maccari, il numero 20, siamo a soltanto 1.000 euro. Ripartono 30, che fatica stasera. Ripartono 30 secondi. Per il grande Treccani, siamo a soltanto 1.700. Dimmi che cosa, ma poi è bellissimo, di una dolcezza incredibile questo quadro. 30 secondi. Per le altre opere, 20 secondi. 1500 Picasso, 1500 Picasso, 800 il piccolo Treccani, amici, 1200 Pietro Annigoni, pezzo unico, e Virgilio Guidi, dimmi, e Virgilio Guidi, olio su tela, così bello, 1700.
Signore e signori, diamo 10 secondi per Pablo Picasso, incisione così importante, 1500 per il 21, 10 secondi anche per lei, 10 secondi per il piccolo Treccani e, amici, 10 secondi per Pietro Annigoni, siamo a 1200, una china così importante, 10 secondi per il grande Virgilio Guidi con questo magnifico dipinto. 9. 1200 euro per il Maccari. 8. Ripartono 30 secondi per il Maccari, siamo a soltanto 1200. Un olio così bello, il grande Maccari, primo posto espressionista. 7 secondi. 6. 5. 4. 3. 2 e 1. I migliori complimenti assegnati 24, 21, 19 e 32 e il 27. Attenzione, restano in gara Giorgio De Chirico. Per lui siamo a soltanto 2005, amici, è da non credere. Per il Mino Maccari, un olio di Maccari, questo è un grande artista immenso, l'opera è anche molto bella, siamo a 1200 soltanto, l'opera è archiviata, e per il grande Ernesto Treccani, giusto? Siamo a soltanto 1700 euro, 1700 per Treccani, 1200 per, mi ricordo più, Maccari e 2,5. 20 secondi, amici, li assegniamo tutti e tre. 20 secondi e le assegniamo tutti e tre. €1400 per il Maccari. Ripartono 30 secondi per Mino Maccari. Ernesto Treccani, siamo a soltanto 1700. Un quadro così bello, 1700. Che fatica. Amici, diamo 10 secondi per Ernesto Treccani e Giorgio De Chirico. 9, assurdo, 8, 7, 6, 5, 4, mi hanno detto che è entrato in gara il capolavoro di Angeli, non voglio sapere a quanto, 3 secondi, 2, 1, migliori complimenti assegnato il capolavoro di De Chirico e lo splendido Treccani. Ultimi 10 secondi per Mino Maccari, amici. 9. 8. Scusate. 7. 6. 5. 4. 3. 2 e 1. I migliori complimenti assegnato anche lui. E adesso, amici, andiamo a vedere le opere su cui vi è ancora possibile fare voi il prezzo, a cominciare dal capolavoro di Pietro Annigoni, dallo splendido Nino Caffè, dall'importante opera di Maleschi che costa 9.000 euro, dall'opera di Lorenzo Viani, il geniale lavoro di Mario Panconi, veramente geniale. Lo facciamo una cosa perché qua non si riesce a vedere l'altro, lo facciamo così. Scusate se passo davanti, ma un capolavoro come questo di Caffè si deve vedere per bene.
scusate ancora, ma... Ok. Questo tanto è assegnato, possiamo togliere. Allora, le opere che vedete, sulle opere che vedete, amici, è ancora possibile fare voi il prezzo. Sì, sì, ora rivediamo. Adesso hanno chiesto di rivedere il capolavoro di Franco Angeli, quell'eccezionale Piazza del Popolo a Roma. È veramente un capolavoro e fate bene a chiedere di rivederlo perché è davvero magnifico, magnifico. È disponibile il 26, certo. Adesso glielo faccio rivedere. Allora, il 26 è il piccolo caffè. È disponibile anche la... Certo, c'è il Migneco del 60. E come? Un attimo solo. Certo, erano di là perché l'avevamo spostati. È la passeggiata del prelato, un capolavoro. Mi ricordi per favore, Alessia o Dario, il numero del piccolo caffè? Come dici? Il 26, mentre il Brindisi, così non facciamo errori. Com'è bello quel Galliani, guarda come viene fuori. Ah, questo lo devo togliere, certo, hai ragione. Scusate se passo davanti, ma non ho altra strada. E cosa dire dell'eccezionale? Eccezionale, Migneco del 60. Veramente bella quest'opera. Allora, grazie Alessio. Voglio ricordare di non cadere nell'errore grave che qualcuno fa, di aspettare che qualcuno faccia la prima offerta. Amici, le offerte mica me le invento io. Supponiamo vi piaccia un quadro, nessuno fa la prima offerta, che fate? Lo perdete? L'offerta è libera, ahimè. Quindi fatela l'offerta. No, perché tanta gente ha perso dei quadri perché aspettava che qualcuno facesse la prima offerta. Fate le vostre offerte, non siate timidi, non sono timidi, lo so. Rivediamo il lavoro geniale di Mario Pancone, sapeste poi ha un grande mercato. Per l'Angeli abbiamo un'offerta di 4.000 euro. Ma c'è, ma cosa? Amici, ci vuole 30.000 euro per un Angeli così. È un'opera storica, importante e racconta una piazza del popolo dove tutto nasce e inizia. 4.000 l'offerta più alta pervenuta. Bene. Allora, il grande lavoro, grazie Alessio, di Nino Caffè, l'opera di Lorenzo Viani, l'opera di Malesci, attenzione a questo quadro, costa un sacco di soldi, Giovanni Malesci, invece il prezzo lo fate voi. Il gioiello di Nino Caffè, questi pretini che giocano con le palle di neve. Omar Galliani, il grande, che fascino questo quadro. Giuseppe Migneco del 60, datato 1960. Remo Brindisi, una Venezia, poi un rubino come questo. Questi pretini nella passeggiata della domenica, ma che bella è. E capolavoro mondiale di Pietro Annigoni, la tavola di Annigoni. Fate voi il prezzo. Fate voi il prezzo. Ah beh, eccezionale qua. 800 euro per il numero 25. 800. Amici, è un dipinto di Migneco del 60, datato 1960. 800 euro?
Ma no, ma che 800 euro? Non scherziamo. 1000 euro per il numero 17. 1000, cos'è il 17? 1000 euro soltanto per la Venezia di Brindisi. Per il caffè numero 26 abbiamo un'offerta di 700 euro e per il numero 25 Migneco 1000 euro. 1000 euro per il 25. E sono tutti al telefono, allora piano piano cerchiamo di capire. Sì, ma 1000 euro per un Migneco del 60 è diabolico. Drammatico. Vabbè. Allora andiamo con calma qua. 1200 euro per il Migneco. Ma io capisco che giustamente voi andate 200 in 200, dicevo almeno, ma mi dicano subito veramente, ma senza esagerare, un Migneco del 60, ma poi così bello, questo è il magnifico Migneco, non è anni 60, è datato, in basso a destra per favore, è datato 1960, amici, scusate, via, via, via. State offrendo quello che si offre per delle stampe, invece questi sono tutti originali. Non mi ricordo più nulla, Alessia. Allora, per il gioiello di Nino Caffè, no, per la Venezia di Remo Brindisi, per la numero 17 siamo a 1000 euro soltanto. Poi un olio su tela ed è anche archiviata. Per il gioiello di Nino Caffè siamo a 700 euro soltanto. È un amore, è un amore. Io poi, io giuro, comprerei, io mi farei tutta una parete di caffè. Io ne ho 8 di Nino Caffè, ma ho avuto la fortuna di ereditarli da mio papà, che trattava caffè nelle sue gallerie. Lo adoro, veramente è un artista magnifico. Questo poi è particolarmente bello, 700 euro. Nessuna offerta per il pezzo tra i più importanti di questa parete, il grandioso. Per il 22 abbiamo un'offerta di 1000 euro. Ma che 1000? Amici, Pietro Annigoni è il più grande artista italiano realmente presente in tutti i musei del mondo. Questa è una tavola, non è una china, che è già una cosa importante. È un olio su tavola. Scusate, guardate qua. Guardate sul retro. Archiviato, 1000 euro. Com'è? Qui, sul retro. Cioè, firmato davanti e firmato dietro. Chiaro? Cioè, avete due opere in una, archiviate, una più bella dell'altra, 1000 euro. Ai, ai, ai. 700 euro per il numero 23 e 1200 per il numero 17. 1200 per Remo Brindisi, la Venezia, splendida archiviata, un altro pezzo di storia italiana. 1200 per lui. Poi 700 per il Nino Caffè numero 26. Oh, ho sbagliato? Cosa? 23 è quello. Questo è, credo sia. 26 è quello più piccolo, giusto? E siamo a 700. Grazie. 1000 euro per l'opera in visione. 1000 euro soltanto. Sì, è lei? Ok. Arrivo, un secondo, sennò vado in tilt. Allora, capolavoro di Pietro Annigoni, archiviato due volte. Per lui siamo a soltanto 1000 euro, uno scandalo in Galleria Orlando. 700 euro per il numero 23. Per il 23. Poi siamo a 700. Omar Galliani, niente. Ma udite, amici, udite, udite. Per il capolavoro, scusate,
di Giuseppe Migneco del 60 per la numero 25. Quanto siamo, Dario, per il Migneco del 60? Quanto? 1200. Ma dimmi te. È 25, giusto? Cosa? Il 22? Per il 22 abbiamo un'offerta di 1500 euro. Per il? Per la tavola di Pietro Annigoni, archiviata, bellissima, perché sono due quadri in uno, è un olio su tavola, firmato questo sul fronte, e il capolavoro sul retro per lui, siamo adesso a soltanto 1500 euro soltanto. Bellissima cosa di Pietro Annigoni, questo è il numero 22, 1500 soltanto. Che capolavoro. E poi un nome così importante, è la nostra cultura. Grazie. È la nostra cultura, è il nostro patrimonio, di noi italiani. Annigoni è l'italiano nel mondo. 1500. Non mi ricordo più. 1200 per Brindisi, giusto? Per il 26 siamo adesso a soltanto 1000 euro. Per il grandioso Annigoni 1500, per il 23 siamo a 700 euro, ma attenzione, per Giuseppe Migneco, datato 1960, siamo a? 1400 euro. 1400 euro soltanto, è un pezzo talmente importante, poi bellissimo. Non si trova niente nel 60 di Migneco così belli. Vabbè, allarghiamo l'immagine, grazie. Per tutte e cinque le opere. 30 secondi e le assegniamo tutte e cinque. 700 euro, 1400 soltanto, 1200, 1000, 1500. 30 secondi. Cosa? €1000 per il numero 23. Se figura. Allarghiamo l'immagine. €1000. Un dipinto ad olio di Nino Caffè così, 30 per 30, €1000. Ai ai ai. Quindi. Telefunken. Per il 23 abbiamo un'offerta di 1200 euro. 1200. Allora, ripartono 30 secondi. Per il numero 23 siamo a 1200. Per tutte le altre opere diamo 20 secondi. Chiedono di rivedere il 34, caffè. Il 34 un istante perché finisco di assegnare questi. Giuseppe Migneco, archiviato. Datato 1960, siamo a 1400 euro. Gioiello di Nino Caffè, numero 26. Per il 26, Dario, 1000 euro. Capolavoro di Pietro Annigoni. È uno scandalo, giuro, è un pezzo talmente importante. Siamo a 1500. E 1200 soltanto per l'opera di Brindisi. 20 secondi per loro. Il caffè numero 23, siamo a 1200. 1500 euro per il caffè. Quale caffè? 26 o 23? Numero 23. 23, 1500. Ripartono 30 secondi. Ripartono 30 secondi.
Per la Nigoni Opera 22 abbiamo un'offerta di 1.600 euro e un'offerta di 1.700 euro. Per la Nigoni 22 siamo a 1.700 euro. Assurdo, ci sono due opere in una, archiviato, così importante, chi mi offre subito 3.000, 3.500? Fammi capire, siamo a soltanto per Anigoni 1.700, ripartono 30 secondi e diamo gli ultimi, sono ripartiti 30 secondi anche per il numero 23, siamo a 1.500, siamo a soltanto 1.000 euro amici per questo gioiello di Nino Caffè che è un amore. E per lui diamo gli ultimi 10 secondi e per Giuseppe Migneco del 60 siamo a 1.400 euro soltanto, 10 secondi per lui e 10 secondi anche, questo dov'era, qua, per Remo Brindisi. 10 secondi per questi tre, 9, 8, un Migneco del 60 siamo a 1.400. Io vi ricordo che non state comprando, pagando, cioè non è che poi vi chiedono un acconto, no. Cioè dico, un Migneco del 60, assegnarsi un quadro vuol dire poterlo rivedere, quando avete tempo e voglia, ma è un Migneco del 60, è una vita che non capita. Ma che fate? E un gioiello di caffè così a 1.000? E Brindisi a 1.002, va bene. 8, 7, 6, 5, 4, 1.600 euro per il Migneco. Figurati, 1.600, ripartono 30 secondi per caffè e per Brindisi 3 secondi, 2, 1, vado? I migliori complimenti, assegnato Brindisi, assegnato Piccolo Caffè, dobbiamo assegnare adesso, incredibile ma vero, un capolavoro di Pietro Annigoni, per lui siamo adesso a 1.700. Assurdo, dare 10 secondi per questo gioiello 30x30 di Nino Caffè che io vendo in galleria a 4.500-5.000, siamo a 1.500. Giuseppe Migneco del 60, siamo adesso a 1.600, giusto? A soltanto 1.600, non ce l'ha nessuno Migneco del 60. Capolavoro di Pietro Annigoni, un olio su tavola. Due opere in una, archiviato, talmente importante quest'opera, siamo a soltanto 1.700 euro, 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 1.900 per l'opera numero 22. Perché non ha detto 2.000? Cioè, voi potete anche consigliare al pubblico e dire, signora o signore, perché non dice 2.000? Non lo fate mai? 1.900, ripartono 30 secondi. 2, per loro 2. 1, vado?
migliori complimenti. Assegnato Migneco, assegnato Nino Caffè. Vogliono tutti vedere il grande Nino Caffè, adesso lo vedremo. Un secondo, sono ripartiti 30 secondi per lo straordinario dipinto di Pietro Annigoni. Lo volevo spostare, però. Vieni sull'Annigoni. Allora, vieni sull'Annigoni, per favore. Pietro Annigoni, per un capolavoro come questo. Siamo a soltanto 1.900 euro. Sì. Allora, diamo 20 secondi. 2.100. Ripartono 30 secondi. 2.100. Signore e signori, siamo a soltanto 2.100 per questo importante dipinto, scusate le spalle, di Pietro Annigoni. 2.100 soltanto. E per lui diamo 20 secondi. Il Maleschi è un capolavoro. Quando scopriranno quanto costa. Quanto hanno offerto per il Maleschi? Arrivo. 1.000 euro per il Maleschi. Dieci secondi, amici. Per Pietro Annigoni, il grande Annigoni, un capolavoro come questo, diamo gli ultimi 10 secondi, siamo a 2.100. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cosa? No, impossibile, mi dispiace. Impossibile, mi dispiace. Vado? Il segreto del successo di questa trasmissione è nella velocità in cui tutto avviene. I migliori complimenti, assegnato davvero complimenti. Allora, non mi ricordo più, il grande, sì, allora, vai sul 33, che nel frattempo è entrato in gara, il 33 a quanto è entrato, per favore? Il grande Angeli, l'importante capolavoro della prima grande pop art. 4.000 euro. 4.000 euro. Senti qua, ed è entrato in gara anche lo splendido, grande Nino Caffè, fermo lì. No, certo. Un attimo di pazienza che stiamo cercando di ottimizzare. €2.500 per il caffè grande. Il grande caffè, siamo adesso a siamo adesso a soltanto
due e mezzo. Allora, stiamo un attimo di pazienza che stiamo avvicinando le opere in gara. Ok. È entrato. Giovanni Malesci è il più importante erede di Fattori ed è entrato in gara a 1000 euro, senti qua. Va bene, le andiamo a rivedere e poi... lo so, ma devo metterle così. Devo prendere una cosa qua. Allora, arrivo subito, eh. Dimmi, dimmi. Prendi quel... c'è un fermo, no? Prendi quel quadro e fuori lo metti qua. Lì? Scusate, un secondo solo, stiamo organizzandoci per mostrarvi le cose giuste. Ok. E va bene. Adesso devo mettere questo lì sotto. Un secondo solo, amici, scusate ancora un istante. C'era... Il chiodo ce l'ho sempre in testa. Ehi! Allora amici, io devo assegnare questo capolavoro di Franco Angeli. La cosa è veramente assurda, assurda se pensi a quello che vale e a quanto costa un Angeli così bello. Quando Franco Angeli dipinge l'obelisco di Piazza del Popolo a Roma con questa luna che vi si appoggia, è qualcosa di eccezionale. L'opera è archiviata. Ed è un pezzo veramente importante. In galleria possono chiedere 25, 30 mila euro. Senza battere ciglio, i prezzi di Angeli sono in continua ascesa. Nonostante questo, in questo biz dove... Ricordo, qual è il segreto del successo di questa missione? Nell'urgenza che i proprietari di questi quadri hanno di monetizzare. Voi, se acquistate, potete pagare in tutto il tempo che volete, con i sistemi che volete, con la tempistica che volete, ma io, ai proprietari di questi quadri, glielo pago subito. Ecco perché... funziona questa ruota del biz. Chiaro, i proprietari di questi quadri prendono pochi soldi per colpa vostra, ma li prendono immediatamente, anche se voi pagate nel tempo. Ma amici, Franco Angeli così bello, siamo a 4.000, non mi ricordo più. 4.200 euro. Beh, allora, ora sì che siamo più sereni, 4.200. Poi è entrato in gara questo eccezionale lavoro di Mario Panconi. Dovete vederlo da vicino per capire il genio e la tecnica incredibile di questo artista. Un artista che si vende molto bene anche all'estero e a prezzi molto importanti. E per lui siamo a? 700 euro per il Panconi. 700 euro soltanto. 700 euro soltanto. Franco Angeli, 4.200. Dio mio. Poi, per i collezionisti... grazie Alessio, più attenti, un dipinto ad olio, una tavola di Giovanni Malesci, il grande Malesci, l'unico vero erede di Fattori, perché lui è stato l'unico a dipingere con Fattori, questo capolavoro siamo a 1000 euro e questo magnifico, grande e importante dipinto ad olio di Nino Caffè, per lui siamo adesso a 2.500 euro, cioè un 30-30 costa 4.500,
un quadro di questa bellezza. 4.500 per il 33 e 1.200 per il 29. 4 e mezzo soltanto per l'Angeli e 1.200 per il 29. 1.200 per il 29. Senti che roba. Ma dimmi te. Mi dai una mano, Dario, per favore. No. Ok. Certo. Allora. È una serata da dimenticare, veramente, nel caso di... 2.500 euro, Nino Caffè, olio su tela, 50 per 70, così bello. Lui veramente, questo artista, è straordinario come sia, elegante, raffinato e divertente. È veramente magnifico. E per lui siamo adesso a soltanto 2,5. 1.200, attenti a quest'opera di Giovanni Malesci. 700 euro soltanto l'opera di Mario Panconi, 4,5 lo straordinario dipinto ad olio di Franco Angeli. Amici, tra poco ci sposteremo nella parete d'oro di questa bella galleria e parleremo di un nome eccellente, ok? Ma intanto diamo 30 secondi e le assegniamo tutti e quattro. Pensa chi si assegna questo quadro a meno di 10.000 euro deve fare una festa e invitarci tutti. Mamma mia. 4,5, 700, 1.200, 2,5. 30 secondi, amici. 30 secondi. Grazie Alessio. Signore, signori, per l'opera di Mario Panconi, un'opera originale, un pezzo unico, così bello, siamo a soltanto 700 euro. Grazie Alessio. Per il capolavoro di Franco Angeli, mamma mia, numero 33, siamo a 4,5. Ma che fate qui? Poi, Nino Caffè, 50 per 70, 2.500 euro. E capolavoro di Giovanni Malesci a 1.200. 20 secondi. 20 secondi. Amici. Signore, signori. 2.700 per il caffè. 2.700 per l'opera di Nino Caffè. Ripartono 30 secondi per questo grande, grande, grandissimo, grande, immenso dipinto di lui. Ma attenzione, dobbiamo dare 10 secondi per tutte le altre tre opere. Franco Angeli, Panconi e Malesci. 10 secondi.
1002, 700, 4,5. Ai ai ai. 9. 8. 7. 5.000 per il numero 33 e 1.000 per il numero 30. Non aspettate gli ultimi secondi, non ha senso. 5.000 soltanto per Angeli, 1.000 euro per lo straordinario lavoro di Mario Panconi, 5 secondi per Malesci, siamo a 1.002. 4, 3, 2 e 1. Ha segnato con i migliori e sinceri complimenti. Per il grande, importante dipinto di Nino Caffè, siamo adesso a soltanto 2.700 euro. Poi, per Franco Angeli, ad olio su tela, così importante, a soltanto 5.000, Mario Panconi 1.000 euro, 20 secondi per tutte e tre le opere. 20 secondi per tutte e tre le opere. Quando si accorgeranno quanto costa Mario Panconi? Siamo a 1.000 euro soltanto. 1.500 per il Panconi e 2.900 per il caffè. Signore e signori, siamo a soltanto 1.005 per l'opera di Mario Panconi e per Nino Caffè ad olio su tela di questa bellezza siamo a soltanto 2.900 euro. Sono ripartiti 30 secondi, ma dobbiamo dare 20 secondi per lui. Siamo a 5.000. Amici, 20 secondi per Franco Angeli. Assurdo. Signore e signori, per l'opera di Franco Angeli, numero 33, per l'opera di Mario Panconi, diamo gli ultimi 10 secondi e 20 secondi per lo splendido dipinto ad olio di Nino Caffè. 10 secondi per loro due. 9. 1.500 euro per Panconi, 5.000 per Angeli. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3.100 per il caffè. Assegnato Angeli e Panconi, per Nino Caffè siamo a soltanto 3.100 per l'opera di Nino Caffè. Ripartono 30 secondi e tra pochi istanti vi porto in una vegetazione di rocce e di grande luce di un cielo blu per una firma pazzesca, ok? Per l'opera di Nino Caffè in visione siamo a soltanto 3.100. C'è un 50-70 di caffè così. Se lo trovi a meno di 9-12 mila euro, dimmi dove. È bellissimo, grande e importante. Signore e signori, diamo per lui gli ultimi 20 secondi. È uno dei più bei 3.300. Quadri. 3.300. Ripartono 30 secondi, 3 e 3. Amici, siamo esattamente a un terzo rispetto a quello che vale.
è un 50-70, olio su tela, bello da impazzire, veramente bello e raffinato lui, e siamo a soltanto 3.003. L'opera di Nino Caffè è l'unica opera in gara e per lui diamo 20 secondi. 20 secondi, amici. Siamo soltanto 3-3, 3 e 3, giusto? Tre e mezzo per Dario. Ah, mamma mia. 30 secondi, amici. Tre e mezzo. Tremila e cinque. Tremila e sette, 30 secondi. Soltanto 3 e 7. Siamo ancora a un terzo rispetto a quello che vale. È bellissimo questo quadro, veramente magnifico. E tra poco? Io lo vedo da qua. Signore, signori, attenzione, per questo importante dipinto e di grande qualità di Nino Caffè, siamo a soltanto 3.007 e diamo 20 secondi. 20 secondi e lo assegniamo. Signore, signori, diamo per lui 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3.009, ripartono 30 secondi. Ne approfitto per fare un flash sull'opera che, se vorrete, potrete fare voi l'offerta tra poco. Erano tanti, tanti anni che avevo il piacere di accarezzare con la telecamera di Orlando Arte un capolavoro simile di Ennio Morlotti, olio su tela, 70x90, archiviato, un bosco di Morlotti di questa bellezza, minimo da 30, 35, 40 mila euro. E invece il prezzo lo fate voi. È uno spettacolo questo quadro, è uno spettacolo. Signore e signori, grazie Alessio. Per il magnifico Nino Caffè, numero, non mi ricordo che numero era questo, 34, siamo adesso a soltanto 3.900 euro, amici, 20 secondi e lo assegniamo. 20 secondi e lo assegniamo.
signore e signori, siamo a 3.900 euro. Diamo per lui gli ultimi 10 secondi. 9. Bello il Morlotti, eh? 8. Aiuto, paura. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. I migliori complimenti, è un quadro magnifico, a un prezzo così interessante. Adesso venite con me, amici. Venite con me, venite con me. Ennio Morlotti, olio su tela. Che spettacolo di quadro, che artista immenso è questo. Guardate questa foresta. Beh, si riesce a vedere, Alessio, la materia, che incredibile, di questo quadro. È bellissimo. Quanto mi offrite? Guarda i suoi blu, che cos'è? Mamma mia! Quanto mi offrite? Fate voi il prezzo. Un Morlotti così importante. Questo non è. Ultimamente poi vi ho venduto delle splendide chine, cose piccoline, degli acquerelli, delle tecniche miste, delle cose molto carine, ma un olio così importante era tanto tempo che non passava da qua. Veramente bello e prestigioso. Ditemi, quanto mi offrite? Archiviato, certo. Bella, bella. Hai... €2.000 per l'opera in visione. Per cosa? Credo che stessi sbagliando. L'offerta per il Morlotti quant'è, scusa? Sì. Allora, scusate, c'è stato un 10.000 per l'opera in visione. Beh, siccome abbiamo sentito 2.000 euro, allora stavo togliendo il microfono e ho deciso di andare in pensione, perché almeno forse è il caso, ma non posso andare in pensione perché la rete è mia. Si chiama come me e io ho già detto che io morirò davanti a una telecamera, quindi mi dovete sopportare finché c'è l'ultimo respiro di Orlando. Quindi in pensione non posso andare perché non ho nessuna intenzione, ma perché mi piace il mio lavoro e tutta la vita. Quindi i 2.000 euro che cos'erano? Per il Galliani, ma il Galliani è entrato in gara a 2.000. Un Galliani così, 40, me lo dai per favore Galliani? Cioè un Galliani così, 40-60, graffite su legno, che è la sua tecnica, in galleria vogliono dai 7.000 ai 7.500, ne avete offerti 2.000. L'opera è stupenda. Ed è qua. Mi sono sentito male quando ho sentito 2.000, per un quadro ne costa 40, un quadro così. Questo invece è il Galliani, ha soltanto 2.000 euro. Lo vediamo. Sentite, facciamo una cosa, io credo che il tempo sia prezioso per tutti. È mezzanotte passata. Chi mi offre subito 3.000 per il Galliani? E chi mi offre subito 18, 20? Perché ne costa davvero 40 un quadro così. È bellissimo, veramente bello.
Quindi, che mi dite? $12,000 per l'opera in visione. No, 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 senti, no. Per favore, per favore. Ve lo chiedo per favore. Andiamo per favore almeno di 5.000 in 5.000. Dai, un pezzo così si può sentire 12.000. 12.000. Chi me ne offre subito 15, ma veloci però. E siamo fermi a 2.000 per la splendida opera. Dov'è Alessio, il mio? Era lì. Lì non prenderà mai, ecco perché. Allora, un attimo solo. L'opera è datata 1970. Il Morlotti è del 70. Archiviato. Siamo adesso a 12.000 soltanto. €14,000 per l'opera in visione. Chi me ne offre 20? 14.000. Quindi, lo straordinario Omar Galliani, per lui siamo a soltanto €2.000 e per Ennio Morlotti ad olio, in questa forza e bellezza, siamo adesso a 14.000. 14 per Morlotti, 2.000 soltanto. Amici, Omar Galliani è un grande nome, un grande artista, l'opera è bellissima. Mi fai vedere ancora un attimo, per favore? Siamo a soltanto €2.000. Diamo. Per tutte e due le opere, signore e signori, diamo 30 secondi e le assegniamo. 30 secondi e le assegniamo tutte e due. 30 secondi, amici. Omar Galliani ha soltanto 2.000 e Ennio Morlotti ha 14.000. Signore, signori, per tutte e due le opere, diamo gli ultimi 20 secondi, amici. 20 secondi. 14.000, 2.000. 20 secondi. Signore e signori, aiuto, aiuto, 10 secondi, diabolico, 14.000, un capolavoro simile, 2.000, l'elegante e raffinato Omar Galliani, 9 secondi, 8, 7, 6, 5, 4, 3, attenzione, sto segnando, 2, 1, vado? I migliori, sinceri e affettuosi complimenti, che pezzi così non capitano, ma fermi tutti lì, perché potete ancora fare gara su alcune opere della prima tranche, andiamo a vedere quali.
cominciamo dal lingotto d'oro di questi ultimi anni, ormai non si parla d'altro, e cioè da Franco Angeli. Una turbolenza spaziale, guarda la bellezza di quest'opera di Angeli, un dipinto ad olio su tela, del quale ormai è evidente puntare su Angeli, ve lo dico da tempo, e chi di voi mi ha ascoltato mi vuole sempre più bene, perché sa bene che per un olio su tela come questo, naturalmente archiviato e di questa bellezza, oggi in galleria si chiede già dai 15 ai 18 mila euro, ma deve essere archiviato, deve essere autentico e bello come questo. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi, ed è il primo dipinto che vediamo, l'opera di Franco Angeli. È meraviglioso, dedichiamo qualche istante a questo blu del cielo, davvero magnifico, e questa è la prima opera sulla quale, se volete, potete fare voi il prezzo. Poi, la seconda opera di questa sera, di questo splendido Beats, è un magnifico dipinto ad olio su tela di un pezzo di storia italiana così importante, Remo Brindisi. Scusate, l'opera in visione, tra l'altro, si dissocia un po' dalle cose che abbiamo già visto, vediamo spesso di Brindisi, perché, permesso, questo è un olio su tela che si intitola Gli oppositori in azione. È un quadro stupendo, veramente, veramente bello. Siamo alla fine degli anni 70 e più di una volta, lo dico soprattutto a chi di voi non vuole sorprese. Cosa vuol dire sorprese? Chi di voi vuole soltanto opere d'arte di artisti noti, conosciuti, e non ha voglia di scommettere, intendo dire, sai, cioè, ci sono piene le televendite di gente che mi dice comprate questo artista che tu non hai mai sentito, nessuno mai ha sentito, nemmeno io, perché diventerà qualcuno, perché costerà assai. Oppure dice no, Orlando, non mi fido delle promesse, voglio solo i grandi nomi, quelli veri, quelli che esistono, quelli che trovi sui libri di storia dove studiano i tuoi figli. Brindisi è uno di quelli, Angeli è uno di quelli. E un Remo Brindisi ad olio, così bello, così fugace, poi bello, materico, importante, periodo giusto, io, Orlando, nella mia galleria vorrei almeno, ma non meno di 7.500-8.000 euro, perché è veramente, veramente bello. E con questi, sai, come ho già detto, puntare su uomini che sono realmente sui libri di storia non può tradirti la storia, eh? Nonostante questo, il prezzo lo fate voi, quello che volete. L'offerta è libera, anche per un pezzo così importante. Ma potete fare voi il prezzo per questo delizioso momento di pittura per Antonio Bueno, e questa è questa amazzone splendida. È una litografia del 1972, firmata da lui in basso a destra, la firma naturalmente è autografa, ed è veramente un amore, veramente un amore. Pensate che costa soltanto 650, dai 650 ai 700 euro, nonostante questo il prezzo lo fate voi, e lo potete fare voi se volete, amici, udite, udite, per questa incisione all'acquaforte di Pablo Picasso, pubblicata naturalmente, che racconta il pittore e la modella. Eh sì, signori, ma il pittore che vedete qua a sinistra è proprio lui. Travestito con abili nobili, l'autoritratto di Picasso che dipinge la sua modella. Quest'opera che vedete, datata 1968, tirata a 50 esemplari. L'opera in visione costa 7.500 euro. È il grande Picasso di scena e nonostante questo il prezzo lo fate voi anche per lei. Ma lo potete fare voi se volete per un'opera molto speciale. Allora, vi dico questa cosa che immagino sappiate, beh, chi di voi segue il mercato lo sa. Lo sapete qual è l'artista italiano oggi realmente presente in tutti i musei del mondo? Dice Orlando, io guardo spesso le televendite, guardo te e guardo anche altri, e sento spesso i televenditori dire artista presente in tutti i musei. Poi sei andato a vedere e hai visto che non era vero.
Lo so, ho fatto il televenditore per molti anni. E poi basta, poi ho acceso la mia rete e quindi ho detto basta adesso. Basta fare il televenditore, facciamo il gallerista. Non potrei mai tradirvi perché esco col cognome della mia famiglia, non dimenticate questa cosa. Ma l'artista italiano che veramente è presente in tutti i musei del mondo ha solo un nome e cognome, Pietro Annigoni. E di Annigoni, amici, ho questa china di una bellezza sconvolgente firmata da lui in basso a destra. E siamo nella veduta di questo lago, lo stesso lago dove Giacomo Puccini scrive Turandot, scrive Madama Butterfly, scrive le sue splendide musiche. E in questo luogo magico, dove c'è anche la casa di Giacomo Puccini, lui dipinge questa china magnifica. Questa è la magia di Annigoni. Veramente la magia di questo artista meraviglioso. Ma che spettacolo che è. Ok, allora, pensate che ha una stima di soltanto 7.000 euro, ma Annigoni da mettere da parte, da mettere via. Ripeto, opera archiviata. Nonostante questo, il prezzo lo fate voi. È la prima volta che vedo un Annigoni così raffinato, così elegante, poi che raffigura uno dei luoghi magici dove è nata la più bella musica al mondo. Io dico sempre questa cosa, non me ne vogliano i milanesi, i lombardi, storicamente verdiani, però signori, Puccini, è Puccini, non c'è niente da fare. Allora, numero 5, no, perché sei toscano, Orlando, no perché sono toscano, perché è vero, Puccini è romantico, Puccini è l'amore, Puccini è tutto, basta così, ok? Rivediamo l'opera, il numero 5. Ed è questa magnifica china di Pietro Annigoni. Il più grande poeta, io proprio, tra l'altro ieri sera, ascoltando il professor Panconi, mi raccontava di quanto il surrealismo italiano piaccia tantissimo. Ebbene, lui è Antonio Possenti, questo artista italiano che ci ha sempre incantato con queste spiagge, dove lui siede sempre, sempre presente nei suoi quadri, e poi le conchiglie, i pesci e le bandiere che volano. Questa è una splendida tecnica mista di Antonio Possenti, che io valuto intorno ai 3.500, ai 4.000 euro. Ma vorrei la vostra attenzione su questo ventaglio di Allumette di Bernardo Bertin. Allora, un consiglio d'amico, se seguite il mercato sapete che purtroppo Bertin è stato maltrattato dal mercato e io so anche perché, so anche da chi, ma non ve lo posso dire perché ve lo posso dire senza microfono e telecamera. Con la telecamera non ve lo posso dire, ma c'è sempre un ma in questo senso. Io ad esempio, Bernardo Bertin è stato un mio carissimo amico, molto amico della mia famiglia, di mio padre, di Susanna, e io so benissimo quanto è importante questo nome nel mondo. Ecco perché vi dico, metteteli da parte gli Bertin, proprio in questo periodo in cui vi è possibile acquistare a prezzi così piccoli, perché non può durare a lungo che costi così poco. Questo, tra l'altro, è stupendo, a parte incorniciato in maniera eccezionale, e questo dessin de feu, quindi disegno di fuoco su papier rouge, quindi molto difficile perché ovviamente la combustione sulla carta è qualcosa che deve essere incredibilmente controllato. Lui era un uomo che dipingeva con il fuoco, cioè il quadro non sono gli allumette uno accanto all'altro, ma il quadro è il fuoco, è la combustione, cioè quello che la combustione crea. Chiaro? L'opera è datata 2008. E io un pezzettino così bello, così un gioiello simile di Aubertin, nome mondiale, quest'uomo viveva con Yves Klein a Parigi e girava per Parigi con Armand, che tutti conoscete. Armand raccoglieva i rifiuti, li metteva nei sacchi, invece lui bruciava perché voleva vedere quello che era la reazione del fuoco. Infatti lo chiamavano Bernard le Pyromane a Parigi. E questo è il grande genio. Io direi lo colloco dai 2.500 ai 3.000 euro, perché è un bellissimo oggetto. Il prezzo lo fate voi.
E adesso attenzione al prossimo, perché parliamo di un Guttuso davvero straordinario. Renato Guttuso, quest'opera datata 1931, ha una storia molto importante perché è un bozzetto preparatore per l'opera di Palinuro, giusto? Ed è che esiste, un quadro molto importante. E l'opera è datata 1931. Allora, cominciamo col dire che le opere degli anni 30 di Guttuso, naturalmente l'opera è archiviata, archivio generale Renato Guttuso, ma le opere, quello che trovi di Renato Guttuso, sono tutte cose molto più tarde e con, lasciando il periodo della politica, poi alcune cose un po' volgari, un po' l'erotismo, l'amore per la sua musa che conoscete, e quindi ci sono vari passaggi che ancora si trovano. Quello che non trovi sono proprio gli anni 30. E questo è datato e archiviato 1931, è un pezzo da 7.500-9.000 euro, non meno. Nonostante questo il prezzo lo fate voi, su un pezzo così raro. Poi, immaginate quanto mi piace lui. Immaginate un giorno d'inverno, comincia a nevicare e questi pretini escono fuori e cominciano a giocare con le palle di neve. Questo è il grande, magnifico Nino Caffè, con qualcosa di meraviglioso. Questo artista davvero ha una magia incredibile. Il grande Nino Caffè con quest'olio datato 1963, naturalmente archiviato, un pezzo dai 5.500-7.000 euro. Ma la meraviglia di questo quadro, avvicinati Alessio, perché vedete, è inverno, è appena nevicato e questi pretini escono fuori e cominciano a giocare con le palle di neve fra loro fuori dal convento, ed è veramente un amore. L'opera è in visione, il prezzo lo fate voi anche per questo gioiello, ed è il numero 9. Ma potete farlo voi, se volete, anche per questo dipinto ad olio su tavola di Sergio Scatizzi. Il grande Scatizzi, ancora una volta un grande personaggio della pittura della paesaggistica e non solo, con un'opera molto materica. Lui adorava la tavola come superficie pittorica. E questo che vedete è un suo paesaggio, che io valuto intorno ai 2.000-2.500 euro. Ma il prezzo lo fate voi. E adesso ancora tutta la grazia, l'eleganza e la bellezza di Antonio Bueno per questo suo Toreador. È una litografia del 1973, firmata in basso a destra da lui, pubblicatissima, che ho valuto intorno ai 700 euro. Ma qual è il soggetto che ha reso celebre, famoso e ha fatto innamorare tanti collezionisti in tutto il mondo di Antonio Bueno? Qual è? È il suo marinaretto. Amici, guardate la bellezza di questo marinaretto bianco. È qualcosa di meraviglioso. È datato 1971, è una rarissima incisione del grande Antonio Bueno, firmata in basso a destra da lui. Ah, scusate, questo non è un difetto, ma se potete provvedere, c'è il vetro, è segnato il vetro. Grazie, adesso poi lo vedremo meglio, scusate, mi sono accorto adesso. Ecco, fate conto che riuscire a trovarla originale, originale, vera, firmata da lui, questa è pubblicatissima, vuol dire oggi spendere 3.000-3.500 euro. Chiaro? Nonostante questo, l'avete trovata in una tavola dove siete voi a fare il prezzo. È bellissima, veramente bella. E cosa dire poi del numero 13, che racconta il momento in cui due manichini metafisici, che di mestiere fanno gli archeologi, ebbene, si incontrano per un colloquio segreto, così come scrive Giorgio De Chirico. Giorgio De Chirico, il grande acquaforte, tra l'altro pubblicata su Catalogo Generale, lui scrive Il colloquio segreto. Giorgio De Chirico, firmato in basso a destra da lui. Siamo oggi intorno ai 4.500-5.000 euro. E questo è l'uomo che ha inventato la metafisica.
il padre della metafisica, conosciuto a livello mondiale. L'opera è firmata da lui in basso a destra, il timbro dello stampatore a secco in basso a destra, in basso a sinistra il timbro della Fondazione De Chirico, con la famosa G.D.C., quindi Giorgio De Chirico, sormontato da una testa di cavallo. Questo punzone si trova, custodito come un diamante da 100 carati, nel museo De Chirico in Piazza Rispagna a Roma, per farvi capire. E questo è lo straordinario Giorgio De Chirico, dove grazie siete voi a fare il prezzo. Finalmente andiamo a rivedere questa meraviglia di Antonio Bueno, per favore, perché è rarissima ed è veramente bello da impazzire. Dove, ripeto, siete voi a fare il prezzo anche per lui. L'offerta è libera. Bellino da morire. Ma siete voi a fare il prezzo, se volete, anche per l'opera numero 16. Questo è veramente un grande personaggio, un grande maestro. Lui è Marcucci. Mario Marcucci, certificato, e l'opera in visione che racconta questa fanciulla, un pezzo unico di Marcucci così, io non potrei presentarlo in galleria a meno di 2.500-3.000 euro, e invece il prezzo lo fate voi. Ma se mi doveste chiedere, Alessandro, qual è l'opera più rara e più costosa, è vero anche quello, di tutta questa parete? Beh, allora, ripeto, sicuramente Annigoni tutta la vita, perché Annigoni è un mito, ma amici, qui, io sono un grande amante delle cornici, ed è veramente un insulto alla storia incorniciare un pezzo così importante, Gino Severini. Cioè, amici, una china di Gino Severini, archiviata, gli hanno messo una cornicina come quella che si mette a una foto, a un diplomino, non so di cosa. Ecco, questo è uno dei pezzi sicuramente più importanti di tutta la prima tranche, perché parlare di Gino Severini vuol dire veramente parlare di un nome pazzesco proprio nella storia. Questo è un pezzo unico archiviato. Ora, non me ne vorrà il proprietario, spero che il proprietario del quadro non mi stia guardando dicendo: Orlando, a me piace così, che vuoi da me? Però insomma, per me la cornice è importante in un'opera, soprattutto poi per un nome così. Va bene, non me ne voglia. Costa 12.000 euro. Io pensavo anche qualcosina in più, però la valutazione giusta è le 12 e 14. È veramente magnifico. Gino Severini, questi sono i prezzi, attenzione. E chiude la prima tranche dei primi 14 dipinti, poi ne vedremo altri 15, poi stasera super top lot, insomma, ne avrete di cose splendide con cui divertirvi a fare voi il prezzo. Un capolavoro di Renato Guttuso, è una gouache di Guttuso, attenti, perché qui siamo nel 1979, quindi questa signora che vedete è proprio lei, la sua musa da sempre desiderata e amata da Guttuso, che io tra l'altro ho anche conosciuto perché abbiamo lavorato insieme in una sessione di presentazione. Renato Guttuso, anni 70, una splendida gouache archiviata, bellissima. Quanto costa? 12-14 mila euro. Il prezzo lo fate voi. Allora, questi sono i primi 14... Da rivedere il Picasso, gentilmente. Per rivedere l'incisione di Picasso. Allora, fate voi il prezzo. Questi sono i primi 14 quadri, poi ne vedremo altri 15, poi super top lot. Fate voi il prezzo. L'offerta è libera per qualunque quadro. Picasso numero 4. Prego, il pittore e la modella. Eccolo qua. Allora, fate voi il prezzo. Stanno arrivando le vostre telefonate, come era prevedibile. Ah, certo, la Nigoli da rivedere, per fare un po' te.
Io vi dico, allora, ringrazio, come era prevedibile, vedi, io l'ho sempre pensato, chi segue le trasmissioni di Orlando non è certo una persona che non conosce l'importanza dei quadri. Credo che su quell'annicone avete chiamato in tre, bene, però allora, l'offerta è libera, ma che abbia senso, va bene? Un annicone così non ce l'ha nessuno, è veramente molto importante, uno dei quadri più importanti di tutta la parete insieme a Severini. Quindi io non dico di partire da 5.000 euro, però insomma fate un'offerta che abbia senso, perché ne vale veramente 1.000 euro per l'annicone? Non ci siamo proprio capiti allora. 1.000 euro, grazie Alessio, è il prezzo di una serigrafia di Annigoni, litografia, cioè di un'opera multipla. Chiaro? Cioè una stampa di Annigoni costa 1.500 euro. Questo è un pezzo unico, archiviato. Una veduta del lago, del grande Puccini, Torre del Lago Puccini. Un pezzo così, 1.000 euro. Per lo Scatizzi abbiamo una prima offerta di 250 euro e una seconda offerta di 500 euro. Allora, cerchiamo di fare offerte che non siano offensive, a partire da 250. Sergio Scatizzi, 250 euro e un rilancio di 500, senti qua. Lo ricordo ancora, non dimenticate. Voi non state acquistando nulla, cioè non è che chiami e dici compro quel quadro a due... No, tu dici Orlando, io non compro nulla, voglio rivedere quel quadro a 1.000 euro, 2.000, 3.000, a quello che vuoi, bene? Senza sorprese, non ci sono diritti d'asta, perché non è un'asta. Questa è la possibilità di rivedere un quadro che vi piace al prezzo che decidete per volontà dei proprietari di questi quadri. Quindi 500 anche per il numero 7. Cos'è il numero 7? Sì, certo. Questo Bertin è veramente molto molto bello e vi posso assicurare, a parte adoro perché l'hanno incorniciato in maniera eccezionale con un doppio montaggio, una cornice così ti costa almeno 300 euro, ma a parte questo, e poi l'opera è molto bella perché questo ventaglio di Alumet davvero stupendo, e per lui avete offerto 500 euro soltanto, ma guarda che tesoro immenso che è. Chi mi offre subito 1.000? Chi mi offre 1.000? 1.000 euro per il Picasso. 1.000 euro. Ne costa almeno 5-6, questo. Il pittore e la modella, un'incisione di Pablo Picasso, datata 1968. 1.000 euro. Quindi Dario, scusa, in gara abbiamo il numero 4, il numero 10... lo splendido numero 5, giusto? E il numero 7, giusto? Basta? 1, 2, 3, 4, giusto? Ho capito bene? 4 opere in gara. Ci sono altre offerte, altrimenti procediamo. 1.000 euro per il numero 9. Il famoso millino, cos'è il numero 9? No, cari miei. Amici, Nino Caffè è così bello, 1.000 euro. Amici, è un 30-40, vuol dire 5.500, 6.000 euro. Avete offerto un sesto rispetto a quello che costa. 1.000 euro soltanto. È un problema. Per l'Angeli abbiamo un'offerta di 3.000 euro. Amici cari, quel capolavoro di Franco Angeli, che è l'artista che io consiglio ai miei amici più cari di acquistare a prescindere da qualunque altra cosa, è un pezzo che in galleria costa 14-18 mila. Perché? Perché è autentico, perché è archiviato e perché Angeli cresce ogni giorno di più. 3.000 soltanto. Allora, procediamo ad assegnare un attimo solo. Questo aspettiamo che arrivi qualche offerta un po' più interessante. Non che le altre abbiano offerte interessanti, però procediamo ad assegnare, scusate le spalle, questi 5 dipinti. Quindi, scusate, che sono i seguenti.
scusate ancora le spalle, spero di non darvi le spalle. Sono quindi il numero 10, correggetemi se sbaglio il centralino, il 10, 9, 4, 5 e 7, giusto? Ok. Sì, Langi, aspettiamo un istante. Allora, cosa succede adesso? Assolutamente niente. Io adesso faccio partire un conto alla rovescia di 30 secondi, allo scadere dei quali le opere sono assegnate a chi ha fatto l'offerta più alta. Cosa vuol dire assegnato? Assolutamente niente. Chi ha fatto l'offerta più alta potrà rivedere il quadro quando ha tempo e voglia, o a casa propria, o nelle nostre gallerie, e se, ho detto se, il quadro di suo gradimento, potrà acquistarlo e pagarlo come vuole, quando vuole, in quanto tempo vuole, con che sistema vuole, con tutta la tempistica che vuole. Ma attenzione, per un capolavoro di Bernardo Bertin, archiviato così bello, siamo a soltanto 500 euro. Per Sergio Scatizzi, olio, 20x40, un paesaggio toscano, per lui siamo a 500 euro. Per Nino Caffè, olio, 30x40, bellissimo, tutta la poesia di Caffè, siamo a 1000 euro. E per Pablo Picasso, il numero 4, amici, per lui siamo a soltanto, ripeto, soltanto 1000 euro. E per Pietro Annigoni, un capolavoro come questo, archiviato, una veduta del lago, dove Giacomo Puccini ha composto le più belle musiche al mondo, che tesoro immenso è lui, siamo a soltanto 1000 euro. Signore e signori, per tutte e cinque le opere in gara, diamo 30 secondi e le assegniamo. Ah, mi dimentico sempre, non aspettate mai gli ultimi secondi, perché c'è un ritardo televisivo che potrebbe non consentirvi di rilanciare. Ma del resto, cosa avete da perdere? Anche se vi assegnate un quadro, non lo state acquistando. 1200 per il Caffè. 1200 per Nino Caffè, 30 secondi. Non ho capito. Siamo a soltanto 1200 per Nino Caffè. $1400 per il Nino Caffè. Nino Caffè siamo a $1400. Costa $5500, $6000, siamo a soltanto $1400. Nino Caffè a $1400. Per Nino Caffè siamo a $1400. Chi mi offre 2000? Ma subito. È splendido. Attenzione. 1600 euro per il Caffè. 1600 per il Caffè, ripartono 30 secondi. Per tutte le altre opere diamo 20 secondi. Attenti. 500 euro Bernardo Bertin, 500 Sergio Scatizzi, 1000 euro un capolavoro di Pietro Annigoni come questo e 1000 euro per Pablo Picasso. 20 secondi. Nel frattempo, 3200 euro per l'Angeli. Signore e signori, devo dare gli ultimi 10 secondi. Sì, l'ho capito, Angeli, lo facciamo dopo, 3.200, è ridicolo. Non ho capito. Le altre opere facciamo dopo. Allora, gli ultimi 10 secondi. Bernardo Bertin, un disegno di fuoco di questa bellezza, pezzo unico, siamo a 500 euro. Sergio Scatizzi, 500 euro,
Pablo Picasso siamo a 1000 euro, Pietro Nigoni, una china originale, pezzo unico, 1000 euro e basta, giusto? Perché il Nino Caffè è adesso a 1600, credo. 10 secondi per loro. 9. 1800 per il Nino Caffè. 1800 per Nino Caffè, 30 secondi. Per le altre opere, 7 secondi. 6. 5. 4. 3. Assurdo. Questo è un assegno circolare in tutto il mondo di almeno 4.000 euro. Un Annigoni così, dai. 2. 2.000 euro per il caffè, 30 secondi. Un secondo per gli altri. Passare le offerte. Vado? Scusate, dovete passare le offerte, sto assegnando, c'è qualche offerta? Sì, ma te stai... calmo. Per cosa? Per il Picasso 1500 euro. 1500 per Picasso. E per l'Annigoni 1400 euro. 1400 per Pietro Annigoni, assegnato. Bernardo Bertin, Scatizzi. Via. Sono ripartiti 30 secondi per Pablo Picasso, per Pietro Annigoni e per Nino Caffè, giusto? Ok, gli altri sono assegnati. Che fatica. Ragazzi, per cortesia, passate subito le offerte, poi salutate il pubblico. Per Annigoni 1600 euro. 1600 soltanto per Pietro Annigoni, amici. Questo è qualcosa di talmente speciale. 30 secondi, 1600 per Pietro Annigoni. Per Pablo Picasso siamo a 1500 e per il magnifico Nino Caffè siamo a 2000, giusto? A 2000, ok. Wake up, everybody, no more sleeping in bed. No more back thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There's so much hatred, war and poverty. Oh, oh, oh. Wake up, all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. They're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children to jump the very best.